Allora, grazie Luca. Vedo che ci sono anche molti professori collegati pure da altre sedi, mi fa piacere, li saluto tutti. Voi siete 43 e qua siamo, diciamo, una ventina. Sicuramente se ne aggiungeranno altri che piano piano ammetteremo. E, dunque, intanto volevo dire, ringrazio gli ospiti di oggi, il professor Cellini e il professor Barbera, per aver accettato l'invito a partecipare a questa maratona che stiamo facendo, organizzando con il dottorato Draco. E ringrazio Dina Nencini, la coordinatrice del dottorato Draco, naturalmente aperta anche alla scuola di dottorato, di cui mi onoro, diciamo, in qualche modo di dirigere, di presiedere pro tempore. E devo dire che questa iniziativa Versus sta riscontrando un buon successo, soprattutto, diciamo, per gli effetti che questa iniziativa ha nei confronti dei giovani ricercatori. Perché, come ho avuto modo di dire altre volte, riosservare dei personaggi così importanti all'interno di una scuola come la nostra ha un doppio significato. Vabbè, quello normale, quello solito che noi sappiamo, di una sorta di ricapitolazione ogni volta anche temporalizzata, che rinfresca le idee e soprattutto la memoria. Ma la cosa più interessante è che gli autori, che in qualche modo stanno a riosservare questi personaggi, lo fanno anche oggi, nel 2022, quindi a distanza di tempo. È quello che avviene quando si rilegge un libro dopo tanto tempo, si sente l'esigenza di ritornarci sopra. Il libro chiaramente non è cambiato, però siamo cambiati noi. E quello che noi leggiamo lo rivediamo sotto un'altra prospettiva. A questo serve anche l'esercizio di ritornare, soprattutto poi a indagare su personaggi che sono stati una vera e propria miniera e dei giganti all'interno delle generazioni che si sono susseguite all'interno della facoltà di architettura. Quindi è molto interessante vedere quello che Francesco Cellini oggi ci dice di Ridolfi. Mi viene di ricordare che nel 1979, un anno prima della famosa Biennale dell'80, lui e Claudio D'Amato, che non è più con noi, e con Enrico Valeriani, fecero questa mostra meravigliosa a Terni, dedicata a Ridolfi. 5 anni dopo, perché mi pare che nel 1974 che Paolo Portoghesi gli ha dedicato due numeri monografici di Controspazio. Per cui è molto interessante sentire, diciamo, tenendo fisso il personaggio, quello che una persona che l'ha conosciuto profondamente, che ha studiato profondamente la sua opera, come Francesco Cellini, ci dirà. Tenendo presente due cose che voglio dire ai dottorandi. Ridolfi è stato uno che è stato tirato anche un po' per la giacchetta, perché io no, non dico niente di Ridolfi, no? Qui abbiamo un maestro che ci parlerà di Ridolfi. Perché? Ma perché è cominciato come l'architetto prezioso delle piccole cose, colui il quale era molto raffinato sul dettaglio, e questa, chiamiamola così, tendenza artigianale, possiamo dirla, veniva vista e subito recapitata dai cultori della cultura postmoderna che avanzava negli anni Ottanta come qualcosa che in qualche modo poteva leggersi anche come un afflato anti-industriale o anti-tecnologico a favore di un'architettura che invece era più animata da un'esperienza che passava attraverso l'uso, direi, lirico, poetico del dettaglio. E
Però c'è anche un'altra cosa che mi piace mettere accanto a questa osservazione, che il professor Piero Stilo Rossi, che non so se è collegato, a un certo punto scrive un libretto su Ridolfi, che si chiama Per la città di Roma, Mario Ridolfi, urbanista 1944-1954, richiamando quello che lui stesso scopre e che restituisce in questo piccolo libretto che è nella collana di Quadrivere, cioè che alla fine del secondo conflitto mondiale Mario Ridolfi si occupa anche del disegno della città e se ne occupa in un modo non stravagante, in un modo veramente da progettista urbano. Quindi è con un vero piacere che io lascio la parola a Francesco Cellini, che non ha bisogno di presentazione all'interno del nostro ambiente e che finalmente speriamo con noi tutti, adesso passavo di lì, veda realizzata una delle opere più importanti che in questo momento si stanno facendo a Roma, dopo 20 anni di tira e molla. All'interno del quale però, siccome lui è uno che non si muove, direi che sta fermo quando tutto si muove, io sono convinto che questo progetto tiene perché ha una sua resilienza interna e speriamo bene. Grazie Francesco, a te. Mettermi qui, posso stare senza mascherina? Ecco, Certo che sì. grazie. Allora, sono visibile, penso. Un Spiegami, nel momento solo, devo capire solo come. Messo lo schermo. Passa. Prima avanti, come? Vabbè, se è su freccetta avanti indietro è facile. No, indietro, indietro. Allora, scusate, buongiorno. Sono contento di essere qui. Vi ringrazio. Che succede? Devo stare proprio qui. Allora, diciamo, di venire a parlare di Ridolfi, lo vedete pure dal titolo, io ho scritto appunti sparsi perché è difficilissimo, anche per me, che ho lavorato tanto, sono stato anche abbastanza amico, insomma, mi sono affezionato al personaggio. È difficilissimo fare un ragionamento veramente compiuto e critico su una persona sfuggente da molti punti di vista e molto contraddittoria. Faccio notare una serie di cose che vanno dette subito. Uno, Ridolfi è un uomo che ha avuto anche un successo critico molto parido, nel senso che ha avuto dei momenti di oscurità o anche di disprezzo, non piccoli. Il mio amico Renato Nicolini, per esempio, in quel famoso doppio numero dedicato appunto a Ridolfi da Paolo Portoghesi, il doppio numero di Controspazio, beh, alla fine lo tratta. Gli affibbia un'etichetta, diciamo il cultore del ritardo tecnologico, quello che è stata pesante nei confronti suoi. Il mondo milanese degli anni 60-70 lo ignora completamente, perché lo considera in qualche modo un architetto particolare, diverso, romano, tra virgolette. Nel periodo in cui abbiamo cominciato a studiare, appunto dal 74 in poi, io poi ho conosciuto un anno dopo, 76, 77, era in un momento di grande oscurità, se ne sapeva pochissimo. Era uscita, io mi ricordo da studente mio, appena laureato, erano usciti quei bellissimi numeri di rassegna, quei sei numeri di rassegna in stile agricolo. Ce n'era uno sull'architettura italiana in cui Ridolfi era molto evidente e quello gli va riconosciuto a Cremonti. In quel momento ebbe la capacità di capire e io da studente o ex studente poco più vidi questa roba di questo, cioè, come si capiva che c'era un valore, ma si era pure che era un valore in qualche modo cancellato, cioè,
momento di oscurità assoluta. Anni dopo, quando capitò che andai a studiare Gabetti e Isola, scoprì invece, curiosamente, che nel mondo torinese, e in particolare per il curiosissimo asilo di Ivrea, però il caso di Ridolfi, almeno per Gabetti e Isola, era un riferimento, curiosamente. L'architetto romano, sconosciuto a Roma, quasi dimenticato a Roma, ignorato a Milano, ma noto a Torino, per queste stranezze della storiografia e della critica. In contraddizione a quello, non parziale, in contraddizione a quello che ha detto Orazio un momento fa, io penso che noi tutti dobbiamo riscriverla sempre la storia, siamo obbligati a riscriverla. Io non me la sento, nel caso di Ridolfi, di riscriverla, vi do qualche spunto di quelle poche cose che ho capito. Io mi sono occupato moltissimo di Ridolfi. Sono stato anche definito, da fuori, sono andato a leggere, un giovane architetto ridolfiano, quando non mi sento minimamente ridolfiano, per quasi nulla, cioè. Ho imparato tante cose da Ridolfi, come si impara studiando. Insomma, non c'è un'affiliazione, io non lo sento il mio maestro. Per carità, io faccio fatica a capire se sia giusto identificare maestri, ma questa è un'altra questione. Comunque, anche nella sua epoca, anche nel suo mondo, è un architetto un po' strano. Io pensavo alla sua giovinezza, no? Lui, in fondo, è figlio di un stuccatore. Questo è un elemento che conta. Lui esce non da una famiglia piccolo, medio borghese o addirittura aristocratica, come quasi tutta la generazione degli architetti. E pensate, romani come Milanesi, del gioioso è un principe. La famiglia Moroni, ambasciatori, Iaimonino, non lo cioè, come dire, autolocati o comunque un milieu alto medio borghese che si conosceva tutto, in cui Ridolfi non c'entra oggettivamente, cioè era proletario, chiamiamolo, bravissimo, noto per le sue capacità anche così, la sua anche simpatia umana, ma certamente non intimo. Non so, vedo Lucio Barbera, Lucio Barbera, sai che mia mamma conosceva il circolo dei Guaroni, dei fratelli, cioè non è mai entrato qui in quel circolo, è un po' più vecchio, no? E invece è un circolo estesissimo, se vai a guardare c'entrano tutti, c'entra i Cazzabini, c'entra questo, c'entra quello, c'è tutta una roba di quartiere dove però non c'era quello. Questo personaggio un po' scontroso. Eppure faceva parte del circuito Mir, quindi era uno di quelli emergenti, si dà da fare, però in realtà anche durante il fascismo, che vi devo dire, Liber, il suo amico nemico, il suo omologo, grandissimo architetto, pure lui certo ha più successo, un po' perché Liber è fascista esplicitamente, e quindi più grato, se volete, più lui non è mai stato un comunista, è diventato comunista nel dopoguerra, però non era dentro quella logica lì, quel mondo, quelle possibilità di essere. E questo non è che l'ha avvantaggiato, semmai ha avuto un momento di successo proprio nel periodo che ha raccontato Piero Stiglio, perché si ritrova in una Roma del 44, a essere un architetto abbastanza vecchio, non compromesso minimamente col fascismo, tendenzialmente di sinistra, poi lui si dichiarerà comunista, ma lo è in un senso così, che però lavora direttamente nell'amministrazione e nella gestione difficilissima di un momento drammatico della città di Roma, della città di Terni, perché questa è l'altra cosa che capita, gli sfidano quella roba terribile che si chiama piano di ricostruzione. Io studiando pensavo che fosse urbanistica, in realtà lui aveva fatto di piano regolatore di Terni in epoca fascista come gioco insieme agli altri, collaborando al piano. Diciamo. Il piano di ricostruzione è una cosa drammatica, era come gestire le macerie, dove spostarle, quali strade liberare dalle macerie e quali lasciare in base alle macerie. Questo è un lavoro terrificante in una città piccola, iperbombardata, perché Terni era stata in certe zone totalmente devastata dalla guerra. Quindi mi si trova di fronte a un problema umano, non un problema tutt'altro che un problema tecnico, come
Così come Roma, che è un problema, basta leggere il libro di... che è un problema di immigrazione spaventosissimo, che è un problema sociale infinito, che pone dei problemi nuovi completamente diversi di occupazione di forze lavoro non specializzate. Ricordate, per esempio, il GRAN nasce perché c'erano talmente tanti badilanti, braccianti disponibili, che era l'unica cosa che metteva a fare il GRAN a mano, come a palla. 5.000 per volta, bastava dedicarmi per portarmi sul posto. Ci siamo problemi di questo tipo. Quindi lui lavora nel politico, nella gestione politica, diciamo, tecnico-politica, nel 44, 45, 46. E lavora pure con dei riunioni al Consiglio, eccetera, nel rilancio di un discorso sull'architettura. Quindi riappare come un personaggio importante. Poi è assorbito dall'attività professionale, non ha dei successi così clamorosi. Anche all'inizio, lui ha avuto un'unica occasione fantastica, per dire, nel periodo prebellico, le coste di Piazza Bologna. Poi c'è anche altre cose interessanti. Le coste di Piazza Bologna sono un'occasione notevole. Lui è giovanissimo, perché lui è del 4, le coste sono del 32, fate i conti, ha 28 anni. Vince come peraltro Libera e altre cose, vince un oggetto di carico di grande prestigio, anche altri incarichi, l'Istituto Bordoni e qualche altra cosa secondaria, però poi dopo si ritira in qualche modo, e poi cercheremo di capire cosa succede, in una sorta di riflessione tutta sua professionistica, cioè in realtà viene un po' fatto fuori, secondo me, dal circuito del successo di politico, che per esempio ha chiaramente Libera con Renzi fa tutte le varie esposizioni, partecipa alle esposizioni mondiali, va a New York, fa il padiglione, cioè fa molto. Lo stesso il suo coinvolgimento con l'euro è minimo. Partecipa a un concorso e finisce lì, non ha nessun carico. Nel dopoguerra, ha molte attività riguardo alla gestione edilizia corretta. Ha l'occasione, poi la ripercorriamo, bellissima, ma fallimentare, del concorso della stazione. E poi comincia un'attività molto forte, ma non di grandissimo prestigio. Lui comincerà a dire: io sono un architetto di periferia, il che è abbastanza vero, cioè lui è un architetto che non ha più, come dire, quella identificazione, quello spalto che può arrivare in un... Tant'è vero che l'ultimo incarico bello e significativo è il modellaggio, che finisce male, e finisce male anche perché coincide con un incidente. Con la morte della moglie è un incidente molto pesante della sua... Da cui c'è l'ultimo periodo della sua vita, che è un periodo terribile, è un periodo in cui ha delle esiti molto pesanti del suo incidente, quindi è quasi zoppo, poi deve fare delle operazioni complicate, poi riuscirà a uscirne fuori provvisoriamente molto da vecchio, ma insomma con un'operazione complessa, e poi comunque è fuori dal gioco, non ha più niente altro da fare che dei progettini per amici suoi di paese. E più in una condizione, io l'ho conosciuto in quelle condizioni, in realtà patologica, cioè un uomo delizioso, carino, eccetera, ma pieno anche di risentimento, non so come dire, di frustrazione, di incapacità di fare, e più aggravato dal fatto che poi negli ultimi 2 anni è successo un problema di vista sempre più grave, che cominciava a impedire addirittura di fare l'unica cosa che gli era rimasta da fare. Quindi una storia dura e complessa. Descriverla senza cadere nel patetico è difficile, perché c'ha degli aspetti patetici. E comunque va vagamente ripercorsa. Cioè, io ho cercato con le diapositive di ripercorrere in vari modi. Adesso, approfittando di parlare di alcuni dei progetti che secondo me sono molto rilevanti, che vanno e su cui è il caso di discutere. Poi parlerò del disegno soprattutto e del suo rapporto con la costruzione, col costruire, più che il dettaglio, che è uno degli aspetti che sicuramente conta, perché va compreso.
tutta la lettura che si può fare di Ridolfi comunque è fatta di, come dire, opposizioni. Ti viene, prendi un edificio, una cosa, un pensiero, una composizione, il problema del disegno, tendi a dare subito una definizione che ti sembra appropriata e poi ti accorgi che c'è l'opposto, che va altrettanto bene. Quindi fai sempre, ti trovi di fronte astratto e concreto, non so come dire, espressivo o logico, che vanno bene tutti e due, anche se sui termini in sé contraddittori. E questo aspetto ve lo propongo subito, con le opere. Ah, la prima, nella sequenza di opere scelte, sono tantissime, non so come fare davanti, forse. Ho tirato fuori questo progetto del MIR, ovviamente un giochino, non è un progetto vero. Però pensateci un secondo, questi ragazzini sono 24enni, siamo nel 28, più del 4, libera più o meno 24enni, quindi poco più che laureati. Fanno una mostra polemica in cui i giovani romani in particolare fanno delle sale sulla loro idea di architettura nazionale, movimento italiano per l'architettura nazionale. E quindi sono architetture chiarissime. Prevale, come si può dire, il razionalismo nel senso della purezza delle forme, la chiarezza della composizione, eccetera. In mezzo a tutto questo c'è un oggetto di un'ambiguità infinita. Cioè, questo cavolo di oggetto qui è semplicissimo, se volete, una torre cilindrica con degli oggetti che sono sempre gli stessi, che ruotano un po', quindi dà un'idea di instabilità. Però è un progetto che persegue un'altra linea, è eterogeneo. Ah, del razionalismo le forme semplici, geometria, tondi, cilindri. Ha memoria della colonna d'ordine, d'accordo, forse, ma certamente suggerisce una struttura completamente instabile, il che effettivamente rende questo oggetto, che poi ha un esito, forse addirittura nelle ultime cose sue, quindi ritorna nella sua testa, questa idea di una stabilità non stabile, di una conformazione chiara dal punto di vista logico, e però il risultato è percettivamente imbrogliato, ingannevole, sfuggente. E secondo me ritorna esplicitamente in questo progetto, che è un progetto bellissimo, vi invito a rivederlo con attenzione. Progetto che ha una storia tutta sua, perché lui vince con un concorso, con il progetto, con quel progetto lì, che è molto più razionalista, molto più logico. Nella pianta sotto, che vedete quella in nero, che è la pianta del progetto di Mirino, lui vince il concorso con quel progetto sopra, poi si pente avendo vinto e si fa in quattro con tutte le autorità per avere la possibilità di derogare e di migliorare il progetto. Ne fa la versione finale. Guardate bene il progetto è anche il primo, è molto razionalista, perché ha dei temi tipici del razionalismo di quegli anni. Una notevole attenzione agli aspetti percettivi. La piazza è molto strana, cioè le due strade che arrivano ai due lati e poi è un pochino ellittica, praticamente. Quindi c'ha delle inflessioni, quella inflessione alla pancia, convessa, diciamo, verso la piazza, cioè è inflessa verso la piazza, e poi c'è le due ali che hanno questi elementi tondeggianti, perché è isolato l'edificio e ci si arriva, si vedono le testate con facilità arrivandoci, nella piazza sono angoli, e lui li risolve con due blocchi leggermente diversi nel primo progetto, arrotondati come era, come si faceva. Ricordate che con Libera ha fatto già delle cose con gli angoli arrotondati, Libera a fare poi cose di Ostia, quindi non sta in linguaggio corrente, diciamo. E però lo modifica di colpo questo progetto da trino duplice, semplice, se volete, diventa unico, unitario, terribilmente omogeneo, con una serie di particolarità che sono tutte sue. Una è questa definizione. Io una volta ci ho parlato con lui, anche con Franco, dicendo: ma come ti mette questo filetto? Ma quella è la nuova, perché
prima di Fuchs se la chiamavano la nuvoletta, ed è un modo per mettere un'ombra sopra l'edificio e quindi fare un coronamento sopra, non si vede neanche appoggio, il trucco è lì di metterci i pilastri arretrati, avere questa regola che è più o meno quella stessa che aveva messo in quella chiesetta sotto, che è un'assurda cosa, che però è lo stesso, il coronamento reso astratto. Ma quello del conto è la totale, come si può dire, fluidità. Cioè, voi trovate un progetto razionalista di quegli anni, italiano, che declini in questo modo un sistema di curve tutto raccordato. La polilinea è un stranissimo oggetto, in cui tutto è, come dire, rifuso in un'unica organica, diciamo, è un caso di architettura organica, cioè la fluidità, la compattezza, l'unitarietà è data dal fatto che è tutto molto omogeneo. Aggiungo che lo vedete anche nei disegni, c'è una scansione rigorosissima dell'orizzontalità, cioè le uniche, lui lavora prima nei disegni su una serie di moduli che dividono pure le finestre un po' grosse, poi alla fine lo fa tutto con dei pezzetti di travertino fitti, che hanno lo stesso spessore delle solette e che sono una specie di modulazione verticale unica, omogenea. Quindi è un edificio di una durezza e di una semplicità che secondo me non ha uguali e ti fa capire quanto fosse anomalo e anche quanto fosse diversa dalla linea corrente di allora la sua idea d'architettura. Lui lavora in un modo strano ed eterogeneo, cioè Ridolfi è un personaggio curioso, ma capito, fin da allora. Confrontatelo con quello bellissimo, posto bellissimo, è Libera e di De Renzi a San Paolo, dove tutto è chiaro, invece, la scatola che è un elemento appunto anche vagamente tondeggiante, una specie di savoiardo che è la sala, con le strutture molto chiare, con l'organizzazione delle scale che è fatta crostata, diciamo, a graticcio. Qui invece è tutto richiuso in una specie di superficie unitaria. Il che poi chiede due cose nuove, e qui vi posso dire delle cose che ho saputo anche da Frank, che contano. Il progetto chiede a Ridolfi di approfondire gli aspetti strutturali, perché dovendo fare una cosa così fluida, così morbida, eccetera, si impegna più di prima, da giovanotto, nel tentare di arrivare a definire bene le questioni strutturali e contemporaneamente si pone per la prima volta il problema di definire meglio la regolarizzazione degli infissi. A questo punto io posso raccontare un episodio che mi ha sempre fatto impressione, una lunga chiacchierata con Franco. Franco viene a Roma, collabora con Ridolfi proprio durante lo sviluppo del progetto, della parte strutturale ed esecutiva della. Franco viene da una cultura del dettaglio, era studiato da Smith-Hennen, pieno di idee sulla standardizzazione, unificazione, logica costruttiva. Viene a Roma e mi dice, amico di Waxman che stava a Roma con lui, quindi il mondo è una cultura tutta tedesca, e mi dice, caro Francesco, a quell'epoca a Roma questi architetti, tutti molto bravi, non sapevano come si facevano le finestre, facevano un buco e c'era finestra. Il che è vero se ci pensate, cioè la cultura, noi siamo in una fase di modificazione del cantiere. Il cantiere del 28-25, quello che hanno costruito Roma, quello che hanno costruito la casa mia, Foschini, come le bellissime case di Pirani, che vi devo dire, di Renzi stesso, quella del Gourmet, cioè tutta quella roba, il barocchetto romano, ecco, è fatto di composizioni sommarie e di un'infinità di manodopera capace. La casa bellissima, faccio l'esempio, di Calzabini, via dove stava lo studio dell'Anversa, è una meraviglia. E io ho i disegni di Calzabini, è un disegno velocissimo, appena l'impianto generale, tutto il resto sono Mazzucotelli che faceva le inferriate, i muratori che facevano le cortine, le cornici le faceva, non c'è il dettaglio, non so come il dettaglio lo facevano gli altri. C'era una cultura della produzione, del progetto, talmente articolata e matura, che l'architetto disegnava poco e poi si fidava della
naturale sviluppo. Che mai i quadri popiniani si preoccupavano di quali pitture faceva De Caro, messo no, che affidava a De Caro, messo in fine, problema risolto. Questo comincia ad andare in crisi con il razionalismo, perché si chiede una finitura, ma qual è la finitura della finestra secca? La finestra decorata è un po' più agevole, è un po' più gestibile, la sanno fare, e via. E quindi nasce il problema di ragionarci su. E qui entra in ballo la figura, e anche se vuol dire la follia e la passione di Ridolfi per il dettaglio, per come organizzare razionalmente un cantiere moderno che non è così facilmente assimilabile al cantiere. Fate un caso banale di finestra. La finestra di Foschini, nel numero di casa mia, è una finestra che ha le persiane normali, l'infisso che è fatto benissimo. Le varie mostre interne e esterne gestite secondo quella tradizione classica, rielaborata con qualche idea, eccetera, che viene tranquillamente fatta. La finestra netta, secca, quadrata, decente, viene una porcata, la stessa, a meno che tu non entri. E quindi entra. E questo mi spiega perché, dopo questa ricchezza di sviluppi tecnici, lui passa a due palazzine. Che sono invece, come si può dire, la concentrazione sul linguaggio razionale. Non c'è più una cosa curva, tutto dritto, tutto perfetto. E su queste fa uno sforzo bestiale, e c'entra molto, Franco, di unificazione. Lui comincia a studiarsi, soprattutto la seconda, la Colombo, è l'occasione, diciamo, della messa a punto del manuale. Comincia con gli edifici, come si fanno le misure del, come si fa un bagno moderno, come dire, è una calata di un architetto attento alla costruzione, non tanto alla follia del dettaglio, alla piacevolezza del dettaglio, quanto alla correttezza del dettaglio che esprima un'architettura moderna. E questa cosa lo prende per tutta la vita, e questo è un punto che secondo me va capito. Ma ritorna a essere complesso subito dopo, appena finita la guerra. Come poteva uscire? Questo è un miracolo. Ci sarà anche Guaroni che collabora. C'è sicuramente Ceradini, Garei, gli ingegneri che avevano studiato i gusci. Esce da un gruppo, siamo al 47. Di nuovo è un ragazzino, non è un ragazzino, è appena passata la buriana terribile della guerra. I soldi sono pochissimi. Come può uscire un progetto così innovativo? Così, se volete, espressionista. Con questi, guardate, non tanto i gusci molteplici, questa idea di una cosa unitaria fatta di tante cose molteplici. Più cellule che però si articolano verso poi una, perché è talmente serrato il loro ritmo, il loro respiro. A me questa cosa mi ha sempre colpito, perché è un prodotto, forse è sbagliato rispetto all'epoca, forse è stato giusto. Quello di Montuori è bellissimo, secondo me, tra l'altro quello di Montuori nasce molto dal tentativo di imitare benissimo questa stessa, però quello di Montuori è razionalista, è un raffinatissimo oggetto razionalista con un'attenzione, questo no, questo è un oggetto di una misteriosa. E poi c'è l'altro grande mistero, questo è l'altro mistero che riguarda pure Guaroni e riguarda tutti. Si prendono questa grana di fare il Tiburtino, che è di nuovo uno dei quartieri su cui si è parlato più male, anche malissimo, oltre che bene, con passione. E di nuovo salta all'occhio la differenza, cioè il Muratori e Libera, in parallelo al Tuscolano, fanno De Renzi, fanno un capolavoro dove la maturità, come si può dire, dell'impianto urbano di Muratori, la brillantezza di Libera recuperato da Foschini un momento prima, perdonato di essere stato così fascista, la vivacità intellettuale di De Renzi e soci mettono in piedi quella meraviglia organizzata, ordinata, che ci piace a tutti, che convince tutti, non so come. E loro tirano fuori questo accrocco
che io ho tirato fuori una brutta fotografia che ho pubblicato molto mesi da solo, perché è un accrocco, è di una potenza infinita. Assorbe tutto quello che poteva dell'architettura storica, lo mette insieme forzosamente, casualmente, cioè è una specie di collage vero e proprio voluto, tutto è storto, tutto. Questa cosa di nuovo è un mistero, cioè come mai diventa di colpo l'uomo delle palazzine Colombo e Rea, diventa di colpo l'uomo del pittoresco, del narrativo, del mai contento del non cambiare, del modificare. Eppur tuttavia questo insieme seguirà a essere paradossalmente ancora così convincente da certi punti di vista, così parlante, ecco. Non so, questo è uno dei punti in cui credo che si dovrebbe molto riflettere, perché si parla di neorealismo per fatti sentimentali, ma non credo proprio che sia questo. C'è di mezzo forse l'ispirazione di cose anche svedesi, nordiche, di altre cose. Cioè, quella torre lì non è tanto una torre italiana, se vogliamo, non è solo paesana, però è strano, è tutto singolare. Tutto questo lavoro seguirà a svilupparsi in modo assolutamente paradossale anche negli anni immediatamente dopo, che sono quelli delle palazzine romane. Scusate, ora ho fatto ovviamente molto, poi ne parliamo meglio di questo bellissimo intervento delle grandi turbine. Ma anche questo, nel paradossale casa di Marco Polo, ne ho presa una fra le tante, che è una casa plurima, più oggetti, una cosa lombarda, articolatissima, piena di contrazioni e tensioni, non so come dire, le finestre sbucano un po', poi rientrano, poi si piegano. Il tutto in una complessità totale plastica che però è insieme ipernarrativa, ipervariata, cioè, e nello stesso tempo serrata come un'unica composizione. Lui cerca sempre questa doppio origine, la compattezza, l'organizzazione, la complessità e nello stesso tempo la variazione, che però non arriva a smembrare l'oggetto. Al Tiburtino un po' lo smembra, ma qui non più, ormai questo oggetto è un oggetto. Questa complessità sta pure nelle cose più semplici. Per esempio, le piante stellari crociate, centrali, ne fa tante, e non sono mai stupide. Questa non è una piantina a croce, è una struttura cruciforme che compone degli esagoni in parte, in altre forme, cioè non c'è niente di. È una cosa che è una e trina, e quadrupla insieme, cioè è qualcosa di. E poi c'è dei progetti fantastici. Io vi invito a vedere, veramente un progetto che andrebbe studiato è quello, è l'asilo di Cantonquesco. Anche questo meriterebbe una storia, ne so un po', avevo pure studiato insieme a Claudio l'oggetto. I due, Franklin e Ridolfi, vengono convocati nel mondo sofisticato e molto colto, molto snob, degli olivettiani. E vengono messi in contatto con dei pedagoghi sofisticatissimi che gli spiegano come si deve fare un asilo. L'asilo è fatto in due parti, cioè l'asilo nido, che è un blocchetto di cui non ho messo nemmeno una fotografia, è molto carino, e l'asilo, per proponere dei bambini un po' più grandi, è questa roba qui, che se lo guardate bene è un muro biadettato, non è manco un edificio, è un giardino che finisce in un portico ombroso e dietro c'è un muro biadettato che lo definisce verso l'esterno, e sopra questo muro portico ci sono un po' di lucernari, di altalini, un nido, un antro, un giardino che poi diventa ombroso, che poi ci si entra dentro, poi ci si stanno i cessetti. Un edificio inconsistente, cioè l'edificio meno plastico che abbiamo, il contrario, non so, il contrario della casa di Marco Polo. La casa di Marco Polo è un agglomerato proliferante di cose tutte compatte. Questo è uno sbriciolo, è l'edificio più lieve, più etereo, più impalpabile, più dissonante, più sgangherato, più fluente, che si sia mai visto, dopo aver fatto tanti tentativi di progetti molto più tradizionali, finiscono in questa cosa che veramente andrebbe ristudiata, perché è un edificio sorprendente.
Questo è l'insieme, fa vedere benissimo però la struttura è una struttura inesistente, cioè un muretto che zigzagga. Poi finisce nel famoso, ma anche qui è interessante, non solo il ritorno alla compattezza e ambiguità, compattezza, certezza e incertezza, razionalità e percezione deviata, ma anche il fatto che non è la stella normale, è una stella che comprende più nuclei, e i nuclei hanno la loro identità, quei pacchetti di bagni che sono composti in vario modo, sono poi loro i protagonisti. Quindi è una molteplicità di nuclei, anche questo. Così come tutti i problemi che sapete, così come la casa di Lanzu, che è una complicatissima costruzione che non è tutt'altro che una struttura stellare, è una struttura pluricentrale, sono più centri che vengono riuniti in un unico. E poi finisce con questi ultimi esempi. Ma parliamo di un'altra cosa. La città, l'ho detto prima, che lui si occupa di città molto, se ne occupa prima della guerra per il piano dei termini, come un gruppo. Se ne occupa della ricostruzione, la ricostruzione per lui è un bagno nella concretezza, se ne occupa a Roma, come? Ma soprattutto si occupa dei piani regolatori di termini, che durano anni e lavora dagli anni 50, i primi anni 50, a tutti gli anni 70. Anzi, Franco finisce di fare delle cose tardivissimamente poco prima di morire. Sono tre piani, tutti diversi. Questo che vedete è il piano di una zona di Corso del Popolo, è un quadrante, sono quattro quadranti. E qui c'è da fare un ragionamento molto complesso. Fa un piano che è il contrario di quello che si faceva, cioè fa scandalizzare la stella. Stengo lo considera un'eresia, una bestialità, perché è un piano che fa riferimento all'architettura, cioè un piano di edifici, definisce dove e come sono fatti gli edifici che sostituiscono le demolizioni. Il Corso del Popolo è questa strada sgangherata che sta lì in mezzo, che era stata completamente demolita. Le cose grigie sono quelle residue, le cose nere sono i monumenti importanti. Si riconoscono gli edifici da rifare, molti dei quali sono suoi, tra l'altro. Ho anche la fortuna di progettarli. Ci ho ragionato tantissimo su queste case, perché francamente c'è qualcosa di sorprendente, di diversissimo dal normale modo di gestire l'urbanistica di quegli anni, che era per zone di ricostruzione, con qualche allineamento, qualche filo fisso, qualche indicazione formale, ma non la definizione del tipo edilizio e la posizione della palazzina che sta lì, un po' rotata. La prima impressione che hai è di una città fatta di parti, nettamente, queste sono le cose fatte veramente da lui a Terni, sono poche cose lui veramente ha fatto, ma in questo complesso sono sue tantissime cose, su queste case di Franconi, la Pallonta, su chi metti in quella piazza e vedi tutte cose di Ridolfi. Cose di Ridolfi che hanno identità propria. Ciascuna è se stessa, è in genere una torre, diciamo per capirsi, è un oggetto chiuso in se stesso. Molto semplice spesso, ma diverso. C'è quello scatolare, dritto, con i capelli dritti, diciamo così, c'è quello invece un po' più piramidale, un po' più barocco. C'è quello col cortile interno, liscio fuori, ma con la capita. Ognuno è come una declinazione di un oggetto urbano identico. Sono tutte piccole, sono tutte palazzine piccole, 4-5 piani, misure modeste. Ragionando per quel po' che sono riuscito a capire da lui, il ragionamento è di un uomo che comincia a ragionare su quali fossero le forze economiche in grado di ricostruire a tempo. Ed è il primo ragionamento di pragmatismo assoluto. Cioè, a Terni l'imprenditoria e il capitalismo hanno fatto di pochi palazzinari in pochi soldi. Giusto, le forze dei fratelli Pallotta, i fratelli Briganti, i fratelli che avevano i soldi per fare una palazzina con 8 appartamenti, punto. Una per loro, una per il figlio, altri 4 per venderle. Questa è la realtà. E lui fa una casa con una città di palazzini, cioè una città per quello che si poteva fare allora,
per le forze che l'avrebbero dovuta fare, la fa su misura. Cioè, insomma, è una città, il portoghese ha scritto un bellissimo libro adesso, è una città a misura dell'uomo. Io direi, una città a misura del palazzo dell'uomo che la poteva costruire allora, del Ternano degli anni 50. E costruisce questa città ridelineando una sua idea completamente innovativa della città, una città fatta non di tessuti, ma di oggetti, che ha senso nel dialogo delle differenze. Non so come dire, come quei vassoi, cioè avete presente quei vassoi che i santi portano o che i donatori portano ai santi, perché e c'è sopra questo, quello. È quello, Terni è un vassoio dentro cui ci stanno degli oggetti che dialogano per differenti identità, perché sono individui, ma differenza perché c'è quell'otto, quello basso, quello grasso, quello basso, non so come dire, è questo. E questa è una cosa che secondo me è sorprendente, no, è un modo, la cosa più sorprendente di tutti è che questa città funziona. Non solo che funziona, ma che unica caso italiano, tutti quelli non ridolfi che hanno costruito Terni hanno seguitato a usare quei modi. Cioè Terni dà l'impressione di essere progettata da Ridolfi. Tutta. Queste sono le case tranquilli che poi ne parliamo, che hanno una normalissima palazzina quadrata, stile romano, con piastrini. Queste le pallotte che stanno di fronte, che è tutta diversa, è una specie di sicura. Per quanto sia quella la palazzina, altrimenti vediamo niente più. Questa è la Briganti, che invece è una casa, però stanno lì una accanto all'altra dialogando tra loro. E questa cosa secondo me fa meditare. Infine abbiamo pure pensato a questo ultimo oggetto che forse non è fatto, forse giustamente. Che forse andrebbe fatto, che è l'edificio per gli uffici, che è questo poligonale, un'altra ripresa dell'idea dell'edificio in stato. Comunque sta qui, questa è la città di Ridolfi, la città di Ridolfi inedita. Stranissimo anche questa città, che però è città, stranamente, è funzionante, potrebbe pure questo spiegare. Poi mi fermo qui e vi dico un po' di cose sui disegni, poi chiudo. Una cosa che ho studiato molto e che però mi ha sempre sorpreso molto. E la prima grandissima sorpresa viene quella famosa mostra di Terni, noi abbiamo appena conosciuto, la conoscevo da un anno, insomma, io e Enrico e Claudio andiamo a fare la mostra dentro il palazzo Mazzancolli, un palazzo tutto di pietra, Terni. Come esponi questi disegni enormi sul lucido? È Enrico che lo venne in mente, Enrico, un personaggio molto creativo. Mettiamoli appesi fra due fogli, uno di plastica trasparente e uno di plastica traslucida, e dietro c'è la luce, in modo che si vedano questi lucidi in trasparenza. E facendo questo lavoro io scopro una cosa stranissima. Prendete questo disegno qui. Questo disegno qui è un disegno alto 1,80 m, largo così, alto 1,80 m. Lo mettiamo lì, nel fare questo lavoro, tu lavori con lo scotch, lo guardi, stai attento al disegno, e scopri che non è un disegno nato nella testa di Ridolfi come un disegno, comincio un disegno così, lo faccio questo bel disegno con il dettaglio di una casa. No. Perché è fatto di un'infinità di pezzi che ho elencato. E molto probabilmente, vedete al centro c'è scritto uno. Questi rossi che vedete sono scotch, dietro sono suture. E si capisce chiaramente che lui ha cominciato a disegnare il portone, perché era preoccupato di vedere come è fatto il portone di questo garage. Poi però, per guardare bene come funzionava rispetto alla pianta, probabilmente l'ha allungato. E forse anche il portone e la pianta aveva fatto, forse il primo pezzo era questo. Però poi dopo ha una variante e un'altra variante interna. E poi ha cercato di porsi il problema di lato, come funziona l'inserzione, ci ha aggiunto un pezzo. Poi di lato come funziona questa, ci ha aggiunto un altro. Poi vediamo un po' come funziona. Alla fine questo disegno è, come si può dire, la traccia di una persona che sta lavorando su questo oggetto, lo studia, si vuole il problema, come è di qua, e poi è un'esplorazione. Non so come dire, è la traccia di un'esplorazione della testa che sta camminando e procede a estendere. Non ha nessuna idea positiva, non si vuole affatto il problema
come compongo questa figura? Lui parte da un problema e tutti i disegni sono così. Sono tutti, infatti sono informati, non c'è mai un formato, perché è quello lungo, quello che cammina per così, quello che comincia a destra e finisce 2 km a sinistra. Non so come dirgli, è completo. E questa cosa ti fa capire che approccio hai al disegno. Il disegno è un modo per appuntare mentre stai ragionando tutti i tuoi successivi ragionamenti. Quindi questo, come si può dire, smentisce una delle prime cose che tutti mi dicevano quando ero studente, dicendo, disegno, ti ritrovo bravissimo, disegno benissimo, disegno a mano libera. Lo vedevo come se fosse, che vi devo dire, una esibizione di bravura, una sbrasata. Io sono, non ho bisogno del computer, parallelino delle tecniche, no, io disegno a mano libera, disegno. E ti accorgi invece che in qualche modo questa cosa del disegnare a mano libera è un modo per far funzionare testa e mano contemporaneamente concentrandosi su una questione. E capisci che questa questione gli poneva qualche problema, vedendo dietro, e ora magari un po' dietro, o a lato, o sopra, per approfondire. La seconda questione, questo è un disegno similissimo, fatto di 1000 pezzi, che mi ha colpito enormemente sono le annotazioni, anche grafiche. Cioè, si vede male, ma insomma, qui, su questa striscia che ho evidenziato, in un disegno enorme, ci sono i centimetri, la quota, c'è cioè in centimetri, di dove comincia ogni ricorso di malta, e dove finisce ogni ricorso di malta, quindi 5 metri 61, quello sono 5 metri 62, poi ci sono i 15 centimetri della dieta. C'è questo abaco tendenziale a prima vista di misure, queste misure che esprimono tutto in centimetri, non in millimetri, per il miracolo. Quando sapete, tutti siamo ridotti del primo, che una casa risponga e tu, non so, così. Che un vero, quasi, quasi ogni tanto si riverificano le cose, le ipotesi, però c'è questo, come dire, controllo mentale numerico. L'altra cosa che mi ha sempre molto colpito è che sono pieni di annotazioni in memoria. Non c'è scritto la soluzione è buona, ho fatto questo, poi è una nota, quando vedremo. Che mi fa pensare di nuovo che il disegno per Ridolfi è tutt'altro che un esercizio di bravura, ma è un esercizio di destra. È un modo per, tante volte cercando di spiegarlo degli studenti, ho cercato di spiegarmi anche come disegnavo io, per esempio sulla tecnica, sul parallelismo. Per ovvi motivi, quando disegnavamo, oggi il computer non è proprio così, è simile, però era comodo disegnare per esempio tutte le orizzontali di un disegno, no? Dovendo lucidare, poi dopo tutte le verticali, che è una scomposizione del tuo procedimento in un procedimento materiale fisico che ti fa comodare, però ti fa perdere di vista l'oggetto. Se stai disegnando la porta, tu interessi come tu vedi se la porta funziona dentro quella cosa, dentro il telaio, non ti frega di c'è un pezzetto di porta con un pezzetto di un'altra porta, poi una righetta di gesso che sta più libero. E quindi la concentrazione logica di questa modo di disegnare, di far capire quanto fosse logico. Anche i disegni confusi, questo è il disegno definitivo e finale della casa mia, che raccoglie un'infinità di schemi, ora non ve li elenco, ma insomma tutte le possibili sezioni e prospetti, cioè il prospetto che rimane qui, la sezione qua, la sezione media, una sezione di dettaglio, tutta sovrapposta di montagna. Sono alla fine, come dire, commentate da due elementi che stanno fatti questa cioè lo schema geometrico, che però è espresso in modo analitico, non grafico. Questa è l'altra questione, cioè, alla fine, perché disegni a mano libera? Perché disegni a mano libera, tu puoi fare una riga, scriverci il numero che ti interessa, annotarci dove puoi, far passare la testa e il cervello tuo, fare concentrare su quello che ti serve, non su quello che serve a disegnare, ma su quello che ti serve. Secondo, perché se il controllo è analitico, tu sai qual è il centro, sai qual è il produttivo, a quel punto basta scrivere una cifra. Tanto. E poi è giusto pure fare gli abaci di quanti pezzi, quante cose.
Quindi, come si può dire, sono disegni, contrariamente a quello che sembrerebbe, cioè espressivi, sono al contrario, disegni auto, sono punitivi, addirittura sono rigorosi e sono sicuramente autoreferenziali. Questa è l'altra cosa, non sono certo disegni che passi in impresa, sono disegni che servono per capire se il progetto è organico. Il che torna con quello che dicevo prima sull'organicità del progetto. Il progetto è inteso come una questione di logica interna. Perfino queste cose super descrittive, cioè questa casetta che c'è tutti i pezzetti riportati, è un modo per non sbagliarsi, diciamo, per essere sicuro che non ti stai sbagliando. Poi ce ne sono dei misteriosi, questi non ho mai capito nemmeno io. Perché senti il bisogno in un tetto tutto sommato banale, diciamo che l'idea, che si è fatto, di disegnare tutti i coppi. Cioè, questa è una delle cose che vi giuro sono come se ci fosse il tentativo di assorbire la matericità della cosa in un'operazione di trasferta assurda. Guardate, se ci pensate, questi ce ne sono parecchi esempi, è così, è affascinante, cioè, perché? E però è pure quello che fa questo famoso disegno, spero che l'abbiate visto, è un terrificante disegno in cui lui spiega come è stata fatta l'operazione svizzera per correggere l'arca e lo descrive un amico con la stessa attenzione, con le stesse cifre. Quello è l'acetabolo, quello è il perno che avevano messo, questo è il pezzo che avevano tagliato. Cioè, quindi c'è, come si può dire, questa idea narrativo-descrittiva che, ripeto, non serve per comunicare agli altri, serve per se stesso, cioè è un modo di acquisire, per cui sospetto che anche quei denti. Ma la cosa è ancora più chiara, forse in questo disegno, lo stesso che mi faccio ingrandire. Perché in questo disegno così complesso in cui sono raccontate tutte queste belle sezioni, c'è bisogno di segnare tutte le impurità della sponda? Tanto sai che la sponda è imperfetta e le ombre esatte, il corpo. Perché l'altro punto, secondo me è affascinantissimo e inspiegabile, è che lui usa un controllo, diciamo così, una composizione che si basa su un controllo molto forte, analitico e geometrico della realtà. Sono piante centrali, i tetti sono piramidi, quei bozzi sono porzioni di piramidi, tutto è quasi rinascimentale, diciamo, come impianto. Soltanto che il battistero, che non è, cioè, una cosa del più antica che rinascimento, il battistero di Firenze, perdonatemi, meraviglioso edificio ottagonale, c'è il tetto di marmo, perché si vede che quella piramide è perfettamente. No, tu fai una piramide perfetta e la fai di coppi, che è il materiale più inadatto a raccontare una piramide che esiste al mondo, perché tutto irregolare, su, gli spigoli che vorresti fossero le righe sono i pianali messi uno sopra l'altro e zizzati. Il muro ordinato è fatto di mattoni irregolari e di sponga che più irregolare della sponga, poche pietre al mondo ci stanno, tutta porosa, tutta bucata. Questo stranissimo, come si può dire, contrasto fra la matericità indomabile dei materiali che sta usando e l'astrattezza altrettanto indomabile della composizione in cui sono suscettati, secondo me, un altro carattere contraddittorio. Spiega tutto, cioè spiega quello che nessun altro architetto ha mai fatto. Scarpa, per esempio, fa delle cose fantastiche. La scarpa, quando fa una piegatura sull'acciaio del tavolo, come si chiama, è perfetta e c'è il pernetto di ottone magnifico che è polimentato magnificamente. No, qui è tutta la stessa cosa, solo che è tutto fatto con materiali indomabili, in cui esiste questa tensione costante fra, come dire, il controllo e l'indomabilità della realtà. Non so se lo spiego bene, uno dei problemi è questo. Secondo, struttura. Ecco, Ridolfi è veramente attento, peraltro come libera, alla struttura, esattamente, con due visioni opposte. Cioè, libera è un ingegnere nato, pensate, libera quando fa, non so, il Pantheon, vincevo fermato, non so, ricordate quello, cioè, oppure il grande arco per lei, no? Ma anche quando fa quel capolavoro che è la parte bassa dell'edificio di Trento,
che è una meraviglia, con la gravità degli aerei puntoni che lo tengono, un'invenzione completamente diversa da Ridolfi. È più banalmente palazzinaro, ma dentro la palazzina c'entra fino in fondo e pretende che la struttura sia architettura. Quindi elabora, come si può dire, un'attenzione continua per strutture, anche su cose semplici. Questo è un tetto semplice alla fine, però le travi a spessore sono disegnate secondo logica, non le fa fare, le elabora, ci ragiona dentro. Questa è la palazzina Mancioli. Quasi sempre i tetti delle case di Ridolfi sono retti a sbalzo dalle giostrine, per non avere mai fastidi, intersezioni brutte nel coronamento. Quindi c'è una grande attenzione, questo è il caso di tetto retto da, per non parlare delle elaborazioni necessarie per gli edifici complessi, per questo c'è tutte le alterazioni. Concluderei con due esempi, sempre di disegno, in cui faccio vedere però come si può dire, come questa complessità geometrica poi contenga anche delle questioni pratiche, da un lato, dall'altra parte delle questioni estetiche. Allora, tutto nasce qui da due cose. Ridolfi ha sempre adottato spesso queste finestrine quadrate, specie sui bagni normalmente, che sono roboidali, cioè un quadrato rotato messo per gli eletti. E se un bagno, un cucino, cosa così, e ragione ci ho provato pure io, l'uso dell'atenizio forato è comodo, perché è un modo di fare una schermatura fissa, evita l'introspezione, ti protegge dal sole, perfetto. Solo che c'è un difetto, che ho provato anch'io da architetto, quando prima che sono fatto così, compri quelli che sono scatoline, quadrato, quel che sia, quando piove rimangono bagnate sopra, non spiovono, non sono fatte a pezziare. Quindi Ridolfi riesce a ottenere da Briziarelli, pensando a questo, illo tempore, di fare questo mattone quadrato col quadrato dentro, di fargli uscire dalla macchina questo mattone e di tagliarlo, perché i mattoni si fanno come, di tagliarlo non dritto, ma come fette di salame. Briziarelli non deve cambiare la macchina, non deve fare niente, e si va a produrre questi mattoni, che però hanno di per sé subito dei casini. Da una parte sono inclinati e va benissimo, per cui si adattano perfettamente a fare delle cose a persiana, diciamo. Dall'altra c'è che il quadrato, ovviamente non è più un quadrato, ma è rombo. Quindi non hanno più una struttura quadrata, cioè non sono più con 4 fai il quadrato, ma con 4 fai l'ottangolo. Quindi per fare un quadratino, soprattutto per metterlo in verticale, devi aggiungerci un pezzo pieno, questo qui, di mattone. Quindi già la figura che esce fuori, come vedete, non è più un quadrato. È un quadrato che ricorda una struttura proprio classica, ma poi in realtà è tutto storto, è tutto fatto di contadini storti, è un po' asimmetrico per così. Per giunta, se lo metti per così, una cosa è il buco, è il quadrato, se lo vedi di qui, un'altra cosa è l'altro quadrato che sta invece dall'altro lato della faccia del mattone. Quindi stai facendo un buco nel muro che è tutt'altro che dritto. Il che pone naturalmente una serie di problemi infiniti e complicatissimi per fare questa cosa stupidissima che devi finestrine per fare. Da cui nasce uno dei disegni più affascinanti da un certo punto di vista, ma anche più assurdo di Ridolfi, che è il disegno di questo albero, è grande proprio quanto la finestrina, visto da dentro, è visto dalla parte dell'infisso, se tu guardate questi cosi neri sono le cerniere, questa qui è la molletta che tiene il vetro molla. E quello che vedete dietro in trasparenza è com'è di dietro. E in questo disegno però c'è una quantità di altre righe. Io pensavo che delle volte vedete i disegni di scarpa, sono similissimi, c'è tutta quella roba disegnata, però i disegni di scarpa sono annotazioni a margine, cioè pensa il cosino cimitero Brioni, poi cambia, fa una variante. Qui invece questi disegni sono estremamente funzionali alla comprensione fino in fondo di questo affare, che è complicata in realtà, cioè lui si è complicato la vita facendo questa operazione teoricamente razionale. Per cui questo stesso disegno contiene, intanto contiene delle annotazioni,
Dice, beh, un modo per fare questa finestrina è fare due mattoni che funziona, però anche per risparmiare, si potrebbe tagliare i pezzi mattoni e non mettere il pezzo centrale, allora ci rimane un po' più. Quindi fa due modi. Qui fa vedere che ci sono le differenze. Però tutti i disegni che stanno su questa fascia sono un'esezione del muro come comprendente l'infisso della casa visto che così. Tutte queste sono esezioni che non attraverso e quelle blu sono esezioni diagonali, sono spigoli. Quindi, come si può dire, questo oggetto rappresenta nella sua testa. È chiaro che quel disegno fate fatica, io ho fatto fatica a decifrarlo, allora, ci si mette tantissimo tempo. È soltanto utile a capire fino in fondo quali complicazioni geometriche, costruttive, pratiche, materiali, eccetera, ci siano nel realizzare questo mappato, che peraltro poi fatto costa 2 lire. Questa cosa è capillare, quindi è capillare talvolta a livelli paradossali, nel senso, per esempio, in questo altro disegno di una casa, tra l'altro non mi piace la casa di poi, sulla casa in fondo. Cioè, è un bellissimo disegno, e ripeto, ha una dimensione, se volete, anche un po' di desenile, no? Lavorava magari su questa casetta, si divertiva, se volete, anche un po' patetico, anche un po'. Eppure questo è complicato, qui c'è uno schema di questi balconi appunto strutturali. Qui c'è il balcone a punta con il prospetto sul fianco, c'è un po' di dettaglio del prospetto della ringhiera. Qui c'è la sezione, sono tutti i pezzi di questo unico disegno, ma ci stanno altre righe inspiegabili. E cos'è questa riga che attraversa tutto qua? Mi sono cercato un sacco di tempo di capire. Finalmente ho capito che questo angolo della pianta, che è l'angolo tra di muro che accompagna la finestra e invita il primo pezzo di balcone, che è disegnato come il corso, è qui rappresentato in scala, vero? Come se fosse, mi sono spiegato, l'ingrandimento di quel disegno che era 50 messo qua sopra e se lo rapporto. Come se nell'ultimo disegno, come se dentro questo disegno ci fosse, così dire, una rappresentazione mentale di tutte le grane costruttive necessarie, eccetera, per costruire questo. E questo è interessante, cioè secondo me è interessante dal punto di vista di che, qual è l'uso del disegno per le cose. Quindi non è, cioè questi disegni sono riflessioni, e talvolta queste riflessioni sono piene, secondo me, e ne faccio due di caso, di profonda finezza. Cioè, la questione della finestra, se volete, è una pizzeria, cioè faccio una finestra che vorrebbe essere razionale, mi si complico la vita come poche volte al mondo, che mi faccio fare un mattone che non è perfettamente adatto, che mi complica tutto in modo tale per cui la meglio è ce l'ho regolare buonanotte. Invece qui c'è un tema che l'ho ossessionato, è uno dei disegni di studio per la casalina che però ho fatto. Di nuovo c'è un pentagono esterno, un pentagono interno. E gli oggetti sono degli oggetti quadrati che separano lo spazio. Quindi lo spazio di questa casa è fatto dal flusso, diciamo, di tutti questi ambienti contigui, divisi da porte, che spigolo da spigolo corrispondono a 2 lati. E quindi lì c'è una porta, per forza, perché se no non funziona. E questo l'ha sempre ossessionato lui, la porta è brutta. La porta è una cosa che si apre male, la porta è una cosa che c'è una pacca di qui e un telaio di là, li batte, è asimmetrica, non so come dire. E questa cosa non è che non l'ha capita solo lui, guardate, se la Maison de Verdi Charon, la porta è un'ellisse asimmetrica che batte, non batte per niente. E il tema di come, se voglio fare esteticamente, sofisticatamente una porta, c'è un problema, non ci mette un tappo al muro. E soprattutto se sta fra 2 spigoli. Quindi lui si concentra sulla necessità di arrivare a fare una porta che sia impostata sul contatto fra 2 punti, quindi una porta membrana, non so come dire, pur essendo una banale porta che si fa con le porte italiane. E questo secondo me è proprio tipico, cioè l'attenzione
alla qualità estetica di un dettaglio, che è tutt'altro che la concentrazione sul dettaglio in quanto dettaglio, in quanto quel dettaglio farebbe cadere tutto il sistema compositivo in realtà, perché in quel punto si concentra l'essenza del progetto. Ultimo dettaglio, ve lo faccio vedere per farvi capire, che riguarda la struttura, è questo, cioè tutti sapete che nella cosa di Eritrea, questo è l'effetto molto bello di queste travi, di questi pannelli, diciamo, di tamponatura che sembrano scaglie, sta tutto sul tronco, stupido, che le travi orizzontali hanno un bordo storto, un segnale rosso, no? Questo bordo è, quindi quando metto il pannello sta sopra, e l'effetto è questa nervosità, diciamo, della struttura. Poi sapete anche che lui e Ridolfi e Franco amavano moltissimo esprimere, come si può dire, gli sforzi strutturali, questo è tipico di tutta la razionalista italiana degli anni 50-60, no? Il cemento che racconta i suoi documenti, robusto sotto, così estrema, questa idea un po' gotica, no? Con delle contraddizioni buffe, poi qui non c'è il disegno, nel punto vuoto si gonfia moltissimo, è un fatto ottico, invece lì non avrebbe senso così spazio. Paterni testuali. Prendiamo questa casa qua, ma anche l'altra, ma la grande, la casa piccolissima, la casa Franconi. Franco mi fa, dice, noi volevamo fare una casa come se fosse un guscio di acciaio, ma non poteva comunque in cemento. Cioè, il sogno era una casa come un grattacielo americano, un nucleo centrale e una facciata portante, fitta, come un pandevero a un certo punto, se la si può fare una struttura fitta. Nervosa, e vabbè, si capisce che sotto c'è un robusta trave, come spesso faceva anche Kant, con pochi pilastri, su cui parte questa selva, invece di pilastrini fitti, facciata che va su e si rastrema, e dà la stessa situazione, però con una variante, che quando andate a vedere queste case vi salta all'occhio, cioè questo è lo schema, base sotto, pilastrini rastremati. Ma per la verità, quando andate lì, vi accorgete che ci sono delle tremende irregolarità. Che non so se si vedono in fotografia, comunque c'è un pilastrino, un pilastro d'angolo ruotato sullo spigolo, e quello si capisce, c'è un angolo. Poi ci sono una serie di robusti pilastri a sbalzo, i primi quattro che vedete, che sono simili, belli, robusti e accettati per così. Poi ce n'è uno grosso, più grosso delle volte. Poi ce ne sono due, più piccoli e più piatti. E poi girate, insomma, se girate intorno a questa casa c'è un florilegio di pilastrini e di cose. Perché? Questo è il dubbio che ti viene, perché sono dei cialtroni, sono dei casinisti. Cerchiamo di capire. Vado a capire la connessione che c'è fra strutture. La casa è semplicissima, cioè il perimetro portante, la facciata e un nucleo intorno ai tre appartamenti con gli astri, ovviamente, e un nucleo strutturale robusto intorno agli astri. Fine. Nessuna cosa. Quattro gradi importanti, che sono queste messe qui dove ho messo il manus verticale, una qui a metà e una qui, che dividono in linea di massima addirittura l'appartamento dall'altro, se non è un caso che ce ne sono. No, proprio quelle che dividono. E quindi sono le connessioni fra queste. Ah, è ovvio che quindi, essendo connessioni, questi pilastri, che sono quelli più grossi, sono quelli che corrispondono. Quindi c'è una prima spiegazione, ma abbiamo capito i più grossi. Però resta il fatto che ci stanno i pilastrini più piccoli e i pilastrini più robusti. Perché? Se guardate le posizioni di questi solai, e siamo negli anni 50, stiamo costruendo una casa povera, che dobbiamo, però ha grosse luci, questi appartamenti sono quelli azzurri, con luci interne ampie, quelli rosa sono un po' più stretti, quindi quelli rosa sono adeguati a fare una tessitura normale di solai a grande. Questi no, bisogna fare dei solai incrociati.
quindi nasce un disegno dei solai con, qui si vede bene il rosso, le trame parallele dei solai rosa, e l'incrocio invece delle trame incrociate. E questo spiega tutte le questioni, questo spiega tutte le questioni, cioè dove ci sono le trame incrociate, ci sono questi pilastri azzurri più robusti, dove ci sono non più necessità strutturali, ma soltanto di reggere la facciata, perché è il fianco. Questo nucleo roccia ha due elementi importanti, continui, la facciata di qua, la facciata del cortile più laterale, e qui non c'è bisogno di altro che consolidare la facciata, quindi quelli sono i più deboli. Quindi diciamo che tutta questa, io ci sono arrivato con fatica, diciamo questo è un lavoro che ho fatto un po' di tempo cercando di capire perché ho fatto ciò. Per dimostrarvi anche la coerenza estetica di queste persone, cioè, pensando veramente come se la struttura dovesse raccontare, proprio come la mano, non so come dire, la mano di una persona, le ossa, le vene, raccontano delle cose precise, sono sottili dove serve, grosse dove, no, come dire, è questa stessa ansia, cioè se volete è organicità nel senso vero, no? Poi a un certo punto mi sono imbattuto, questa è mano di Franchi, in un angolo dei disegni, in questo bellissimo disegno, in cui c'è appunto scritto nel battute parallele, nel battute incrociate, nel battute incrociate, perché poi scrupolosi di fronte come spiegarsi le cose. E ti spiegano, secondo me, questa è l'ultima cosa che mi viene da dire, diciamo, ti spiegano anche questo, come mette una nota su questo personaggio così complicato, così, in cui si è sempre detto eccessivamente, come si può dire, sanguigno, eccessivamente. Un esempio invece di grande rigore mentale, a me mi sembra che questo sia, come si può dire, un esempio di razionalismo nel senso più profondo della parola razionalismo, cioè profonda voglia di produrre un oggetto, come dire, coerente in se stesso, fino in fondo, soddisfacente ai fini della, non del senso, ma del significato. Beh, devo dire che allora, Carandina, qua bisognerà metterla sul canale Archidia per questa lezione che può fare solo un architetto così, intanto prima, secondo è meraviglioso, io devo dire sono sempre incantato del modo, della verità con la quale si esprime Francesco, è la verità con la quale si esprime, cioè un professore che avrebbe potuto fare un discorso a partire dai massimi sistemi e che invece ci porta dentro la sua ispezione, perché lui ha fatto un discorso proprio ispettivo, direi, su Ridolfi, tra l'altro indicandoci alcune tracce proprio che lui ha seguito. E quindi il valore anche fortemente didattico di questa lezione rivolta ai dottorandi. Io devo dire che sono incantato anche da questa insinuazione organicistica, e poi sono anche incantato di questo sporco o di un'architettura che, diciamo, imbocca una strada sublime attraverso anche una traiettoria che è apparentemente sbagliata, però è veramente intrigante. Allora, quindi noi intanto lo ringraziamo tantissimo. Allora, adesso abbiamo un'altra. Sì, ci sono due. Scusate, scusate, scusate. Eugenio Albizzani e Piero Ciro Rossi. Ah, sono contento che il professor Rossi ha assistito alla lezione, perché come vedi abbiamo. Sin dall'inizio, Non potevamo non citare, diciamo, il tuo libro, la tua dissertazione dottorale, su la mia Ridolfi finta. Urbanista. Allora, io vi prego di essere molto
veloci perché poi abbiamo da fare un'altra lezione e poi concludere e soprattutto mi pare di capire che insomma il nostro professor Cellini si sia già speso abbastanza. Prego. Rossi. C'è prima Eugenio, c'è prima Eugenio. Ah, scusami, chi c'è prima? Eugenio. Arbizzani. Ah, Eugenio Arbizzani, prego Eugenio. Professor Arbizzani, lo conosci? Sì, sì. Perfetto. Eugenio, non si sente? Scusa, no. Ti senti? Adesso troppo, Eugenio, non so dove sei. Sono dovuto uscire, era solo un ringraziamento. Ah. Era solo un ringraziamento. Va bene, grazie. Ti ringrazio. Ah, ci sono anche messaggi di tutti, della Mandolesi, della Cricone, eccetera, eccetera. Allora, Piero, tu volevi intervenire? Sì, i miei ringraziamenti sono assorbiti dalla tua espressione, sono rimasto incantato. Sì. E con la tua, con il tuo modo di esprimerti, però credo che abbia colto in questa circostanza esattamente la mia impressione, quindi anch'io sono rimasto rapito, diciamo, dalla capacità di Francesco di navigare all'interno di una figura così complessa con questa grande sensibilità che gli deriva dall'averlo studiato così a fondo. Il mio è un commento molto veloce, perché mi fermo soltanto sul disegno che Francesco ha mostrato del piano regolatore di Terni, ricordando, o meno, io mi sono fatto questa convinzione. Proprio Francesco e Claudio D'Amato hanno pubblicato una riflessione negli anni scorsi, una riflessione di Ridolfi che diceva: ma io non sono mai stato un urbanista, io ho imparato l'urbanistica da Marcello Piacentini, assistente piccinato, che allora, Ridolfi è laureato nel 29, quindi avrò fatto l'esame di Piacentini un anno prima, due anni prima, quando appunto insegnava edilizia cittadina, e quando lui, sono parole di Ridolfi, era troppo architetto per fare un urbanista, cioè era uno scultore di città. Ecco, la mia impressione, non so se Francesco la pensa nello stesso modo, è che tra la fine della sua esperienza di Ridolfi a Roma e il suo passaggio a Terni, la casa di Via Etiopia del 54, Terni comincia nel 55, sia in qualche modo legata al fatto che Ridolfi si rese conto nella dimensione urbana di Roma, con il piano delle arterie di scorrimento che aveva fatto proprio con Piccinato, che non era la dimensione nella quale poteva esercitare la sua capacità, diciamo così, uso il termine, di scultore di città, cioè di usare l'architettura per disegnare la città, che era il modo che insegnava l'urbanistica allora, prima che prendesse la deriva della normativa, della dimensione quantitativa invece che qualitativa. E che Terni, invece quel disegno che tu hai mostrato, lo mostra chiaramente, gli si offriva come un materiale urbano nel quale il suo modo di intendere l'urbanistica, cioè l'edilizia cittadina e la costruzione fisica del disegno della città, gli si presentava come un'opportunità possibile. E infatti Roma si può gestire solo dal punto di vista politico, ed è quello che Ridolfi fa con la sua partecipazione al Consiglio Comunale. Ecco, questa è l'impressione che ho tratto proprio dal confronto tra queste due esperienze. Grazie ancora Francesco. Grazie. Io posso rispondere una cosa velocissimo? Allora, guarda, grazie ovviamente. Dunque, due questioni. Uno, intanto mi sono reso conto solo ora, io sono un chiacchierone terribile, ho preso 2 ore e passa. Quindi, in più mi scuso con Lucio perché dovrò andarmene, non posso sentire, non pensavo mai di. Poi ringrazio tutti voi di avermi sentito, questo è già un onore. Sulla questione di Ridolfi e dell'edilizia cittadina, dunque,
io parto da una priori che mi beccherà un sacco di insulti dopo di questo, che sono convinto che è ora di ritornare a pensare in termini di edilizia cittadina, e bisognava farlo da tempo. Cioè, è inimmaginabile che noi seguiamo a pensare, dopo i fallimenti così evidenti dell'urbanistica quantitativa, chiamiamola così, del paesaggio, di tutte queste cose che il mondo dell'urbanistica sta facendo in Italia, dove non funziona nulla. Gli effetti di 40 anni, 50 anni di questa urbanistica sono evidenti sotto gli occhi di tutti. Città di merda, generalizzate e dovunque. Mi pare che sia opportuno, come dire, essere meno schizzinosi nei confronti del povero Piacentini. Basta fare un giro, vedere gli abissolati, vedere cioè, c'è un abisso. Io non so se sono sconvinto che nei problemi di Roma del 1944-5-6, e qui ha ragione perfettamente, c'erano altri problemi. Per quello ho citato il caso drammatico del raccordo anulare, che si decidono per motivi politici, occupazionali, di fare sta roba. Questa è la verità. Cioè, il dramma era un dramma ingovernabile. E sono anche convinto che Terni, nel suo disastro locale, ha trovato con Ridolfi l'interprete giusto di una possibile ricostruzione realistica lì e non altrettanto realistica a Roma. Roma era finita, era molto più difficile, però oggi come oggi per me bisogna ritornarci all'edilizia cittadina. Io sono vissuto, vi posso dire anche solo una cosa personale: ho lavorato in un gruppo a Bari con Nigro prima e poi con tutti gli altri finora e tuttora, forse lo ripeto, sto piano regolatore di Bari dura da 12 anni, non so, una cosa ridicola. In tutta questa cosa abbiamo parlato di tutto, di leggi, di norme, di paesaggio, di questo, di quello, proposte. Nulla ha servito, nulla ha funzionato. Quello che avviene giorno dopo giorno sono decisioni prese dal sindaco in deroga a tutte le decisioni, chiacchiere prese. C'è un solo punto in tutto questo, che a un certo punto io mi sono stancato 2 anni fa e mi sono messo a fare un po' di edilizia cittadina, con le case, con come si potrebbe riorganizzare un quartiere, è stato l'unico momento in cui io sono riuscito a trovare interesse negli imprenditori. Perché è impossibile non pensare che le città le fanno, non la fa il denaro pubblico, lo fa in minima parte il denaro pubblico, la fanno gli imprenditori, da sempre, è la speculazione che costruisce la città, da sempre. Puoi fare l'urbanistica contro, sistematicamente, qualsiasi, gli vai contro su tutto e non tieni nulla, devi trovare un modo che è la mediazione che si chiamava una volta piano regolatore, regolazione degli appetiti degli individui che vogliono fare soldi, questa è la verità. In cambio, abbiamo adesso il piano, il PUG, non è più manco piano regolatore, è il piano urbanistico generale, cioè è un piano che si pianifica l'urbanistica, una roba autoreferenziale, onanistica pura. Per il resto l'urbanistica si fa con accordi personali, sindaco, con società, punto, quel po' che si fa, con risultati terrificanti, ovviamente. Scusa la divagazione. È perfetta la divagazione. Grazie Francesco. Noi ringraziamo il professor Cellini, che naturalmente ha tutto il permesso di allontanarsi, perché ci ha regalato il pomeriggio, e diamo la sua postazione al professor Lucio Barbera. Grazie mille davvero Francesco, di cuore, grazie mille, perché è sempre un piacere sentire parole di verità. Allora, intanto anche qui non è che posso dilungarmi a presentare il professor Barbera, che è stato, diciamo, tra l'altro preside di questa facoltà, così come anche Cellini è stato preside di Roma 3 a lungo, e poi naturalmente il professor Barbera, a parte questo, ha avuto una dimensione, devo dire, da intellettuale, da architetto, molto sfaccettata, perché ha costruito, ha lavorato sulla città di Roma, ha lavorato anche come assessore per la città di Roma,
ha una sua dinamica internazionale importante, insomma, poi potete cercarlo, soprattutto i più giovani, e scoprirlo bene. Io volevo solo partire da dare l'abbrivio di questa lezione, alla quale, diciamo, con grande impazienza assisteremo, perché direi che forse il professor Barbera rappresenta, almeno nella facoltà di Roma, la persona assolutamente più titolata e forse direi anche più criticamente consapevole di quella che è stata la figura del personaggio che stiamo per presentare attraverso la sua lezione, e cioè Ludovico Guaroni. Mi piacerebbe tanto, no, lo dico per un fatto, come dire, patetico, però sarebbe molto bello che oggi ci fosse anche Antonino Terranova, perché ricordo sempre questo dialogo tra loro due attorno alla figura di Guaroni, naturalmente origliato, perché io ero e sono un po' più piccolino, e nel quale, diciamo, appariva sempre quest'idea che Guaroni fosse l'unico a riuscire, con quel suo, come dire, pragmatismo da una parte e dall'altra, con quel suo dubbio creativo, come noi molti hanno sottolineato, che lo caratterizzava, a tenere, diciamo, insieme le cose mentre le separava. E guardare bene anche nell'alveo di quelli che sono i suoi assistenti o i suoi allievi, si capisce molto bene come separava le cose. Tanto è vero che molti di loro hanno fatto anche carriere completamente diverse, mestieri completamente diversi. Però lui teneva insieme. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, quello che accomuna o accomuna tutte queste persone che sono state separate da Guaroni, in qualche modo direi che, almeno dal mio punto di vista, vedremo cosa ci dirà questo Barbera, è questa idea di città come materiale di riflessione, di indagine, quindi materiale conoscitivo da una parte e poetico dall'altra, su cui puntare l'attenzione. E in questo, diciamo, e c'è tutto il calidoscopio della sua prestazione intellettuale e da architetto, perché è evidente che l'espressione dal cucchiaio alla città, che ha caratterizzato molto la nostra scuola, viene da questa visione, da questa immagine. Io ricorderò sempre la prima volta che ho letto il suo libro sulle lezioni di architettura, e che mi ha molto colpito, diciamo, da veneziano. E poi ricordo questo bellissimo convegno ad Ancona, organizzato con Manfredo Tafuri. Scusateci, qualcuno vuole partecipare? Bene. Allora io lascio la parola al professor Barbera, che ci presenterà Ludovico Guaroni. Prego, devi metterti qua luce. Questa è tua, se ti serve, grazie. Sì. Dunque, se fossimo in televisione, ci dovrebbe essere uno stacco pubblicitario, perché
lo stacco pubblicitario ha naturalmente un obiettivo venale, perché la televisione prende soldi, però è molto importante per separare nella mente di chi guarda, di chi ascolta, per separare completamente un intervento straordinariamente bello, appassionante, dettagliato come quello di Francesco Cellini dal mio, che invece è una specie di talk show in cui io faccio tutte le parti. E quindi è bene che ci sia questa pubblicità, che io però vorrei riempire, tanto va la pubblicità, nessuno ascolta quello che dico, di un particolare complimento agli organizzatori di questa con presenza di Francesco e mia, per tanti motivi che si... Intanto perché Ridolfi Quaroni, tra Ridolfi e Quaroni abbiamo visto subito, che ce l'ha spiegato benissimo, ma c'era bisogno, no? Che nel dopoguerra Quaroni, che torna dalla prigionia ed è un dropout, perché la cosa che a noi giovani o meno giovani romani non riusciamo a capire, che nel 1945-46, perché poi Quaroni torna dalla prigionia nel 1946, un anno dopo la fine della guerra, personaggi grandissimi che noi abbiamo ammirato, guardato con un senso di sgomento per quello che quando misuravamo la distanza intellettuale e anche progettuale che c'era tra noi e loro, in realtà nel 1946 spesso erano dei dropout, per una ragione o per l'altra. Abbiamo visto Ridolfi che, finita la guerra, deve ricostruirsi completamente una, direi anche una posizione linguistica, ma anche personale, di lavoro. Quaroni, pur essendo di una famiglia completamente diversa da quella di Ridolfi, perché Quaroni, come diceva giustamente Cellini, viene da una famiglia non perfettamente romana. Ecco, cominciamo intanto a chiarire. Quaroni è romano quasi come lo sono io, cioè figlio, diciamo, nato a Roma, ma da famiglia immigrata a Roma, ma di grandissimo standing, dalla parte di madre, una famiglia di pittori tedeschi straordinari. Per vedere la capacità pittorica, ma anche ideologica, di suo nonno, basta andare a Loreto, e nella cattedrale di Loreto c'è la cappella dei tedeschi, tutta dipinta dal nonno di Roma. E quindi con un legame con la comunità tedesca romana, che era soprattutto del periodo papalino, era una comunità privilegiata, perché portava in questo stato che ormai era alle sue ultime battute, stretto dall'Italia che voleva disfarsene sostanzialmente, portava in questa capitale dormiente, capitale universale ma dormiente, portava la vivacità culturale europea, mitteleuropea, di questa comunità tedesca, sostenuta anche finanziariamente non tanto dall'impero d'Austria ma quanto dal re di Prussia. Quindi Quaroni ha nei suoi rami questa qualità particolare, l'attenzione per l'Europa, in particolare per l'Europa di lingua tedesca, ma non soltanto, l'attenzione per l'Europa e per i rami, diciamo, per DNA, per educazione, anche
la capacità di disegnare, una cosa che si sa poco di Guaroni, che Guaroni disegnava benissimo. Disegnava benissimo e lo si può vedere, lo vedremo poi in seguito, i famosi disegni a volo d'uccello delle barelle di San Giuliano, quelli a fil di ferro con Venezia sullo sfondo, sono i bandi di Guaroni fatti nell'ultima notte del concorso. Guaroni naturalmente poi una persona che durante la vita lentamente, ma anche non tanto lentamente, si è ritirato dal tavolo da disegno. Ma io che ho lavorato con lui quando facevo il terzo anno e volevo in qualche modo vedere il mondo della facoltà e quindi andai a lavorare da lui, devo dire scegliendo fior da fiore, prima provai da Somonaste lì un paio di mesi, poi mi sembrava un ambiente che e alla fine riuscì a entrare nello studio di Guaroni. Ecco, io mi ricordo che quando volevo uscire da questa specie di astensione dal disegno e prendeva la matita in mano e mi insegnava cosa dovevo aiutarlo a progettare, aveva la mano che soltanto, e in questo mi piace dirlo, mi dispiace che non ci sia qui Francesco, perché anche Francesco viene da una famiglia in cui l'arte, ma non soltanto intesa come soggetto di studio e di critica, sua madre, ma anche come attività, come proposta fatta con le proprie mani, con il proprio disegno, il padre. E in questo devo dire c'è una, sin dall'inizio, sin da quando io diciamo formalmente lo presentai a Guaroni perché diventasse un suo giovane assistente, visto che io lasciavo l'assistentato per andare a insegnare a Reggio Calabria, e c'era questo rito, a quei tempi c'era questo rito, quando un assistente andava via o si assentava perché aveva un incarico altrove, almeno nel corso di Guaroni doveva presentare un giovane di valore. In realtà io sapevo benissimo che egli puntava ad avere Cellini, ma siccome Francesco era stato seguito da me nel corso di Guaroni, voi sapete che il corso di Guaroni era organizzato per gruppi di studenti seguiti da un assistente, e io ho avuto la fortuna di avere nel mio piccolo gruppo di studenti Francesco Cellini, di cui avevo notato subito le qualità, in particolare le qualità di analisi attraverso il disegno. Fino al punto che oggi posso dire che quello che la passione, la simpatia, la naturalità con la quale Cellini ha parlato dell'uso del disegno da parte di Ridolfi deriva dal fatto che egli parlava di se stesso, di come egli adopera il disegno, di come egli è in grado attraverso il disegno non tanto di presentare idee fantasmagoriche, ma quanto di entrare nella realtà pratica, costruttiva dell'oggetto architettonico. In questo si può dire che Francesco Cellini è il maggior frutto del neorealismo romano, inteso proprio come posizione scelta degli architetti che analizzano la realtà e si va di bene, la analizzano non solo pragmaticamente, ma intellettualmente per scoprirla attraverso il disegno. Ma questa è anche l'insegnamento della scuola romana. E quindi qui mi tocca per forza, e per questo ringrazio di questa vicinanza, no? Ridolfi, bisogna anche un pochino, è difficile per me iniziare a parlare di Guaroni se non metto insieme Ridolfi e Guaroni, a parte i progetti che hanno realizzato, soltanto progettato insieme nel 1947-48, cioè nel dopoguerra, in particolare il Tiburtino IV e il progetto per la stazione. A parte questo,
rifacciamoci noi studenti Dante Guerra. Ci sono due studenti bravissimi, i più bravi di tutti i corsi, e sono Ridolfi e Libera, provenienti da due capi opposti dell'Italia, perché Libera viene è nato cittadino austriaco, a Rovereto, in quel gruppo di Rovereto particolarissimo, non è utile qui stare a memorare. Ridolfi, ne abbiamo sentito, cioè è cosa della nostra terra, nostra come romani, forse usurpando io questi titoli. Libera nel 1903, Ridolfi nel 1904. Libera è così consapevole che il più bravo della classe era Ridolfi, che quando si trasferisce nella facoltà di Roma, chiede dove abita, va a bussare alla porta, apre il giovane Ridolfi e Libera dice: io mi chiamo Alberto Libera, vengo, so che tu sei il più bravo, quindi io sono in competizione con te. Quindi c'è Libera, Ridolfi. Saremo due ricchi. Ed è solo i due più bravi. Dopo 7 anni, Muratori Moroni. Uno è del 10, l'altro dell'11. 7 anni. Quindi io penso che Libera e Ridolfi, ambedue, avranno già finito l'università e già si cimentavano nei loro primi progetti di concorso. Muratori e Quaroni sono, non voglio dire i più bravi della classe, ma certamente tra i più bravi della classe, assolutamente. E sono insieme a Fariello, e per ragioni note e anche per la loro bravura, sono favoriti dalla situazione politica, dall'emergere di Piacentini ormai come dominus di quella fase della Repubblica italiana, dominus assoluto, molto più di quello che possa comparire da ciò che di Piacentini vediamo a Roma, compresa lei. Quindi vincono questo grande concorso del lei. E questi quattro personaggi nella vita si inseguono, si dividono e si ricombinano diversamente. Non c'è una generazione tra loro, però il mondo è cambiato in quei 7 anni. Non c'è una generazione tra loro perché 7 anni sono un terzo di una generazione. Come si ricombina? Muratori e Libera sono coautori di questo capolavoro che è il Tuscolano. Più drammaticamente, Libera è chiamato a sostituire Muratori quando Muratori ha l'ostracismo di noi studenti modernisti. E dico noi studenti modernisti perché fu il gruppo di cui facevo parte io, di cui faceva parte anche Tafuri, Diritti, eccetera, che si oppose a Muratori. Quindi Libera prende il posto di Muratori, anzi no, si affianca a Muratori come suo rivale. Drammaticamente Libera muore prima di terminare il suo primo corso di architettura a Roma e viene sostituito da Quaroni. Quindi queste due coppie dei più bravi della classe, c'è un intreccio di destini che però io credo sia tipico di quella generazione di cui fanno parte, che è una generazione altamente drammatica, come noi non possiamo immaginare che una generazione oggi possa essere in Italia. Il mondo è pieno di aree culturali, in cui ci sono travolgimenti. Ecco, in quel momento l'Italia, questa parte importantissima dell'Europa, era il luogo dove col più alto diapason si accumulava il dramma, che era il dramma non soltanto che diventa il dramma di tutta la comunità nazionale, ma che si riflette singolarmente su tutti i personaggi.
la vita che ci ha illustrato, la vita di Ridolfi che ci ha illustrato, che ci ha illustrato Cellini, è una vita drammatica. Voi sapete che alla termine egli si suicida. Si suicida perché non vede più, si suicida perché quella è una generazione in cui la morte non è lontana, la morte è passata accanto a loro, la morte, il rinnegamento della società, tu eri fascista, tu non eri antifascista, Libera ha sofferto moltissimo di questo, ne ha accennato. E anche Libera, quando viene a Roma, io ho cercato di scrivermi in questo libro di cui dovrei parlare, vive questo anno incompiuto in maniera talmente drammatica, talmente intensa, da tralasciare delle sue malattie che potevano essere tranquillamente risolte con una visita medica, ma che egli ha rimandato sempre finché a marzo del suo primo anno di corso è morto, drammaticamente. Muratori, nel momento in cui egli pensava di avere preso la guida della facoltà, e Muratori era una persona che credeva nel suo lavoro di docente anche quando faceva l'architetto. Egli faceva l'architetto come momento di dimostrazione di laboratorio delle proprie teorie. In quel momento viene improvvisamente, per questa sorta di rivolta studentesca, su cui c'è molto da dire, eccetera, ma anche di un'opposizione fortissima degli altri professori architetti, viene improvvisamente messo nell'angolo dove si mettono i reazionari, gli inutili, i pericolosi alla formazione dell'architetto. E io ricordo che egli, che manifestava la sua delicatezza del sentire attraverso una malattia della pelle, e si copriva le mani con dei guanti bianchi, dei guanti bianchi di tela, subito dopo fu uno dei primi italiani che ebbe un bypass, si chiama un bypass, no, non bypass, un pacemaker. E per il peso catastrofico di questa compressione nel momento in cui egli sembrava al vertice del suo potere culturale, del suo potere. E muore perché i primi pacemaker erano difettosi e improvvisamente si fermavano, si esaurivano. Quaroni ha la vita attraversata continuamente dal dramma. Io vorrei che voi leggeste, prima di leggere qualsiasi altro libro su Quaroni, un libro su Marcello Piacentini, del più famoso biografo di Piacentini, di cui adesso ricordo il nome, non so per prima, insomma. Si chiama Marcello Piacentini, è lo stesso autore che ha scritto Gli architetti del fascismo, un grande autore. Lei Tolga? Nicolò. No. Forse è Nicolò. Paolo Nicolò. Paolo. È un bellissimo libro. Allora, io mi permetto di dire qualcosa che Nicoloso con molto garbo, con molto. Io mi permetto di dire qualcosa che Nicoloso con molto garbo, nella parte finale, terminale del suo libro, fa capire a chi può capire. Quaroni scopre, nel momento in cui entra in facoltà, che si dice che egli sia figlio di Piacentini. E lo scopre
attraverso la voce degli altri figli di ingegneri e architetti che conoscevano questa storia. Perché volesse delle grandi famiglie. Questa storia. Egli non ne sapeva nulla. Da quel momento, questo credo che sia stato per lui, anche perché egli mi disse: mio padre Quaroni mai mi ha lasciato neanche supporre che io non avessi tutto il suo affetto paterno. Quindi sarà per caso, sarà perché le regole della società di allora, non soltanto quelle politiche, ma anche quelle civili, erano così rigide da sollecitare che ciascun individuo avesse in sé il proprio dramma. E soltanto attraverso la sublimazione del dramma si potesse giungere a uno stato di creatività e di ansia intellettuale da rendere possibile di lasciare un segno tangibile nel mondo reale. Quaroni è un incompiuto, è un personaggio di una ricchezza. Questo rimanga così. Nelle ultime pagine, nell'ultima parte del libro di Nicolosi su. No, su Piacentino. C'è tutta una serie di lettere che Quaroni scrive a Piacentini, dandogli del lei o del voi, adesso non ricordo cosa andava in quel momento, in cui si appella, dicendo: io sono in India, solo, non riesco a tornare, mi appello a lei. E Piacentini risponde, perché se Quaroni aveva saputo questa storia dai suoi amici, Piacentini era la fonte della storia. E quindi la figura di Quaroni, che a molti non è, diciamo, a molti anche studenti, è sembrata una persona troppo difficile per essere il proprio maestro, a volte troppo complesso. In realtà, in fondo, baciato dalla fortuna, a 28 anni vince il concorso più importante dell'Euro e lo realizza. Ha un libro che non mi ha permesso neanche nell'anticamera del cervello di poter fare io un libro su Quaroni, come Cellini ha fatto un libro su un libro di storia dell'architettura, su Ridolfi. Ha un libro firmato da Manfredo Tofuri, l'opera prima di Manfredo Tofuri, poi tanti anni. In realtà è una figura drammatica che, soprattutto nella seconda parte della vita e verso il termine della vita, basta leggere i suoi scritti, ha scritto moltissimo Quaroni, egli è deluso di se stesso. È deluso di se stesso perché la sua formazione storica, intellettuale, artistica, la sua capacità di comprendere la realtà. Non è un caso che Olivetti si sia rivolto a lui per pianificare, per dare forma a questo sogno sociale, a questo progetto sociale, più che sogno sociale di Olivetti, perché sentiva in Quaroni il senso concreto della realtà, che era poi quello che la scuola di Roma voleva trasmettere. Ecco, quindi questi quattro personaggi, nati nel 3 del 4, nel 10 dell'11, che intrecciano le loro vite, si inseguono nella facoltà e in parte nella vita professionale. Libera e Muratori insieme
anche se separatamente, contribuiscono a questo capolavoro. Io sono felice che Francesco abbia detto che il Tuscolano è un capolavoro. Su questo vorrei anche aggiungere una piccola notazione che vi pregherei di verificare voi stessi. Quaroni e Muratori hanno progettato insieme molte cose da giovani e hanno realizzato la piazza imperiale del... Ridolfi lavora con Quaroni. Ecco che i quattro più bravi della classe, anche se separati da un intero anno di corso, continuano anche nel dopoguerra a guardare l'uno verso l'altro, a chiamarsi e a lavorare insieme. Ed è interessante che dietro, come una specie di tutto, c'è un quinto personaggio assolutamente importante che giustamente Anna del Monaco ha iniziato a studiare, De Renzi. De Renzi è più grande, è del 1897, quindi ha 6 anni più di Ridolfi e Libera, e ne ha 14 più di Muratori. Ed è De Renzi. De Renzi è il tutor di tutti quelli che noi consideriamo grandi architetti. È tutor di, o comunque mette la firma su tutti i capolavori che la scuola di architettura di Roma ha prodotto. La palazzina Furmani è di Giorgio Calzabini e De Renzi. Il Tuscolano è di Muratori e De Renzi, a cui poi si aggrega Libera autonomamente col suo blocco di tessuti. Ma la cosa interessante del Tuscolano è che il Tuscolano ha una planimetria che deriva, adesso non so se è una coincidenza, ma mi sembra strano in persone così raffinate e colte, dalla planimetria di una città che agli italiani dovrebbe essere ben nota, Curzola. Curzola è un'isola dove è una piccola città veneta in Croazia, Curzola. C'è stata una famosa battaglia di Curzola, anche qui i veneziani furono battuti dai genovesi. E in quella battaglia Marco Polo fu fatto prigioniero. Ma perché Marco Polo armava le sue navi per andare a combattere a Curzola? Perché Marco Polo è nato a Curzola. E se voi guardate la planimetria di Curzola, voi ritrovate la strada piazza, l'andamento leggermente spezzato degli edifici residenziali, le torri di De Renzi che chiudono le mura della città. Io sono andato apposta a vederla qualche anno fa, diciamo 6-7 anni. Perché questa coincidenza, secondo me, non è. E d'altra parte, quella è una generazione molto particolare che sa cose che poi sostanzialmente neanche comunicava ai propri studenti. Il rapporto tra Quaroni e la musica, che è un corollario del suo rapporto con l'Europa centrale, è estremamente più importante per la sua formazione di quanto si possa immaginare. Io penso che se qualcuno di voi è andato allo studio del Quaroni, non lo studio professionale, lo studio dove lui teneva i suoi libri, aveva un appartamento intero in cui erano allineati tutti i suoi libri, la prima cosa che vedeva era un organo elettrico messo su un piccolo. E la collezione di musica classica, moderna, etnica, oggi si direbbe, che lo accompagnava sempre. E quindi, ecco, io quello che vi prego, andate a verificare voi, datemi voi il vostro giudizio su questo rapporto misterioso tra la planimetria di
Tuscolano e la forma urbana, il footprint di Cuzzola. Per questo a me sembra molto interessante che tocchi a me parlare di Guaroni, però io volevo fare un discorso molto diverso da quello di Francesco Cellini. Io non ho studiato Guaroni dal punto di vista filologico, analizzando disegno per disegno, perché su Guaroni, appunto, Manfredo Tafuri ha scritto un'opera fondamentale e moltissimo altro è stato scritto su Guaroni architetto. Moltissimo ha scritto anche Ludovico Guaroni. Io vorrei parlare con voi, che siete dottorandi, quindi avete deciso di diventare studiosi, dell'importanza di riuscire a fare di alcuni personaggi, ma anche soltanto di uno, se si vuole, il centro della propria formazione continua, della propria formazione continua. Come diceva Francesco, io Guaroni l'ho conosciuto direttamente quando avevo, diciamo, nel 58, quanti anni, quanto avevo, 21 anni. Avevo 21 anni, sono andato a studio da lui, mi sono messo a fare il ragazzino di studio e sono stato fortunatissimo perché Guaroni aveva un grande studio con dei colleghi, dei partner, eccetera, e poi aveva delle piccole importanti cose che faceva invece da solo. E quindi io e un mio amico, che era Claudio Maroni, eravamo il suo studio privato, personale, quindi noi parlavamo direttamente con lui. Non c'era mai, insegnava a Firenze, era professore ordinario di urbanistica a Firenze, però quando veniva si sedeva al tavolino con noi. Maroni, il mio collega, ha preso l'autostrada e quindi a tu per tu egli mi spiegava e appunto disegnava quello che voleva che io poi sviluppassi. Quindi lì ho imparato a conoscere. Dal 58, egli è morto mi sembra nel 94, non mi ricordo esattamente. Prego? 87, sì. È stata una conoscenza continua, con alti e bassi, perché Guaroni non era una persona semplice, una persona anche molto, molto complessa e poteva essere anche molto rude. Gli insegnamenti più forti che mi ha dato sono stati quando è stato rude con me, non delicato o amichevole. Guaroni quindi è per me, adesso dovete scusare questo allargamento, non voglio paragonarmi assolutamente, quello che è stato Socrate per Platone mi piacerebbe. Cioè io quando scoprì che a parte i dialoghi, no? A parte i dialoghi che tutti noi abbiamo studiato, tutto ciò che Platone ha scritto, anche la Repubblica, cioè questo testo meraviglioso di politica, di ideologia politica, è tutto scritto in forma dialogica con Socrate. Chiaramente sono dialoghi post mortem, cioè è Platone che dialoga con Socrate che non c'è più. Ma egli non può esprimere il suo pensiero se non attraverso il dialogo con una sorta di se stesso ideale, che è il suo maestro. Ecco, in piccolo, confusamente, goffamente, il mio rapporto di scrittore con Guaroni è un po' questo. Ma la stessa cosa capitava anche a Vasari. Che aveva Michelangelo come suo mito e ha costruito addirittura la vita degli artisti per dimostrare
che è il vettore della storia dell'arte italiana, il vettore dell'arte italiana, culminato Michelangelo. Ma Zeni e Wright, Zeni elegge Wright come, non come modello, ma come centro che emana energia critica rispetto a tutta l'architettura moderna. E non solo rispetto a tutta l'architettura moderna, ma a tutta l'architettura del passato. E io penso che, in qualche modo, mi piacerebbe che Nino Saggio facesse di Zeni quello che Platone ha fatto di Socrate, che Vasari ha fatto di Michelangelo, e che io nella mia goffaggine mi accorgo ora che ho dovuto mettere insieme alcune cose, ho fatto di Quarone. Perché dico questo? Perché io di Quarone scrivo da tempo. La prima cosa che ho scritto sono questo libretto che si chiama I cinque pezzi facili dedicati a Ludovico. Che cosa sono? Sono cinque brevi memorie raccontate come se scrivesse una lettera a Orazio Carpenzano. Sai, io ricordo un giorno con Quarone, e Quarone è vivo lì. Perché cinque pezzi facili? Beh, perché un livello in cui Quarone ed io ci comprendevamo era la musica. Sia lui che io, tra lui e me c'era parecchio tempo, perché lui è dell'11, io sono del 37, quindi ci sono 35 anni, non so quanti, no, 25 anni di differenza. Però sostanzialmente, siccome sono nato anch'io prima della guerra, il tipo di formazione che ho avuto io era molto simile a quella che ha avuto Quarone. Probabilmente Quarone l'ha avuto a un livello più alto, perché la sua famiglia era a un livello più alto. Egli ha studiato violoncello, io ho studiato più banalmente pianoforte. Egli ha studiato con un grandissimo professore di violoncello, io ho studiato con una normale scuola di pianoforte, passando da mia madre, che era una musicista, una professoressa, insomma. Egli si è fermato di fronte al quinto anno, all'esame del quinto anno, io mi sono fermato come tutti i borghesi si fermavano di fronte all'esame del quinto anno, perché i genitori capivano che avevano questi loro tamponi, appreso abbastanza musica da poterne trattare, comprenderla, leggere anche senza suonare, uno spartito, capire le voci di una fuga, eccetera. Era importante. Così come Quarone sapeva disegnare perché aveva praticato, non so esattamente come, ma probabilmente in casa il disegno, io disegnavo perché la stessa cosa era venuta con me. Avevo preso anche lezioni da un artista molto modesto di disegno. Era la formazione del borghese normale, sia piccolo borghese che alto borghese. La musica quindi per noi è stata importantissima. Cinque pezzi facili, per chi si intende di musica, è una piccola anomalia alla classica edizione di pezzi per musica da camera, che dovrebbero essere sei. Quando gli artisti del Settecento e dell'Ottocento mandavano alle stampe musica da camera, che poteva essere un quartetto, quartetti, eccetera, ce n'erano sei. Il numero fisso era sei. Perché sono cinque? Perché manca il sesto. E il sesto è pronto, ma è anche il titolo, si chiama Sofia. Virgola. Sofia, scritto in greco. Perché affronta quel delicatissimo argomento a cui ho accennato prima, cioè la discendenza faraoniana. Non l'ho voluto scrivere subito, però oggi sono in grado di poterlo scrivere per alcuni episodi che sono capitati con Quarone, che mi hanno liberato da questo obbligo.
Quindi questi cinque pezzi facili sono già un viaggio attorno a Quarone e sono in forma di dialogo. Molto banalmente, io non neanche ci pensavo, ma sostanzialmente sono piccoli dialoghi, come fossero dialoghi con Socrate, su alcuni argomenti. Ecco, questo è un modo, se qualcuno di voi ha conosciuto da vicino un architetto che lo interessa, di senza assumersi l'onere di fare uno studio filologico su tutti i disegni, eccetera, però di tramandare il pensiero, che naturalmente non è proprio il pensiero del soggetto, che in questo caso è Quaroni, è il pensiero del soggetto così come l'ho recepito io, ma nell'insieme è il modo con cui Quaroni veniva letto da un suo contemporaneo e allievo, che storicamente è importante. Storicamente importante, cioè lasciare scritto ciò che il tempo in cui è vissuto un autore trasmette ai contemporanei è fondamentale. È fondamentale. Un poeta latino, Rutilio Damasiano, ha scritto, si ricorda di lui solo una poesia, bellissima, ed è una poesia di lui che fugge da Roma dopo il sacco dei Goti, 410 d.C., per tornare, l'impero romano è ancora in piedi, per tornare in Gallia da cui proviene. Ed egli parla di Roma dopo il sacco come soltanto un contemporaneo può parlare, in forma non cruenta, non realistica, descrittiva, ma dice il suo sentire di fronte a questo episodio, il suo sentire di fronte al fatto che deve correre a casa sua, perché anche lì ci sono tante cose che vanno rimesse a posto. Ecco, è un documento straordinario, non perché ci racconti in dettaglio cosa i Goti avevano distrutto e cosa non avevano distrutto, ma ci trasmette come la contemporaneità vedeva quell'evento, tanto più se noi, attraverso un dialogo vivo, vivace, una memoria semplice, intendiamo trasmettere come i contemporanei, e noi siamo contemporanei sempre a qualche personaggio importante, è visto e vedono le persone che sono determinanti nel definire la forma, quindi la struttura della propria vita. Quindi ho cominciato molto presto. Vorrei dire un'altra cosa del rapporto tra me e Quaroni. Oggi c'era, mentre parlava Francesco Cellini, a me è venuto d'impulso dire: mi piacerebbe scrivere un libro come quello che Francesco Cellini ha scritto su Ridolfi, ma su Francesco Cellini. Io Francesco Cellini lo conosco da tempo, ho incontrato che lui faceva il secondo anno e io ero giovanissimo assistente di Cinquecento e vidi subito come disegnare, come ragionare. Poi l'ho rincontrato al quarto anno e al quinto anno, quando ero io assistente di Quaroni, e lui è venuto nel mio gruppo. E l'ho visto maturare, l'ho visto aprire le ali e spiccare il volo. Poi, nel periodo in cui ho lavorato molto nel Medio Oriente, che oggi è un vasto luogo impraticabile, ma ai miei tempi era meraviglioso, e beh, io lo chiamavo, già architetto, io lo chiamavo a lavorare con me, a disegnare insieme a me, non a fare il disegnatore, a disegnare in senso alto. Quindi poi la Biennale, già scrissi alcune cose in cui c'entra lui, c'entra D'Amato, eccetera, però io sono convinto, e lo dico certo, che questo che io dico viene registrato. Io credo che Francesco Cellini sia il più
importante e dotato, architetto della sua generazione, non soltanto romana, ma italiana. E mi piacerebbe avere il tempo e la forza, che sono molto anziano, quindi tempo e la forza di scrivere io un libro come egli ha scritto su Ridolfi, analizzando i suoi disegni nelle diverse fasi, la sua architettura e anche la sua scrittura. E poi pensavo, in fondo, oggi Quaroni, se fosse vivo, cioè oggi Quaroni, che è morto nell'87, è più giovane di me, molto. E quindi io continuo a studiare Quaroni con uno sguardo diverso. Non è più neanche un mio coetaneo, è un giovane, più giovane di me, che mi ha formato, che è stato generoso e duro, di cui so molto, e che continua per la sua bravura, perché era il più bravo della classe e continua a essere il più bravo della classe, e quindi a sollecitare il mio studio. Andiamo avanti. Questo libro, per il quale io credo sono stato chiamato qui, in realtà deriva, è un libro composito. Questa è una cosa che a voi dottorandi può essere interessante. Non c'è bisogno, per scrivere attorno a un autore, di scrivere la storia dell'autore, come ha fatto Francesco con Ridolfi, come ha fatto Bruschi con Bramante. No. Si scriva intensamente bene a secondo, come dice il poeta, ciò che mi ditta dentro, ciò che mi viene dentro. Dopodiché ci sarà un momento in cui si ricompone tutto. Allora, questo libro è fatto di tre pezzi, scritti in tre occasioni diverse, ricomposte insieme. Il primo si chiama Quaroni brucia ed è stato scritto nel 2006. Il secondo si chiama Continuum. Allora, il primo si chiama Quaroni brucia ed è forse dei tre, giustamente, è il primo nel libro, perché affronta come Quaroni si pone rispetto alla tradizione della cultura italiana. E naturalmente parte la tradizione della cultura italiana, che divide storicamente il mondo in antichità, medioevo, rinascimento, modernità, e attraverso una serie di modificazioni continue tratte dalla storia di questi concetti, che alla fine si fondono e si complicano, si implicano l'uno con l'altro, si arriva alla figura di Quaroni, che in questa complessità taglia i confini tra le epoche e gli stili e li pratica tutti. E c'è alla fine un paragone, se vogliamo, può sembrare forzato perché i caratteri sono così diversi, ma gli argomenti sono gli stessi, con l'esplorazione linguistica di architettura di Quaroni paragonata alle esplorazioni linguistiche dei tardi romantici, in particolare di Carducci, che pratica tutti gli stili, dalla ballata medievale via via attraverso il canto rinascimentale fino alla modernità assoluta delle opere di Barba, la modernità assoluta, la sua modernità. Ed è interessante questo, perché
Carducci nel 1800, dopo il 1870, in un pezzo famosissimo, scritto su una rivista che pubblicava insieme ad Annunzio, giovanissimo Annunzio, il primato, come si chiamasse, fa un appello che io ho sempre letto come un appello agli architetti, ed egli dice sostanzialmente: Roma non va trattata stilisticamente se non con la metrica dura dell'ode barbara, che è romana ma è anche a quella dissonanza ritmica che è tipica della modernità. Il primo capitolo è questo. Il secondo invece si chiama Continuum. Il Continuum invece è, se vogliamo, la storia del suo corso di progettazione, di composizione architettonica. Il suo corso che comincia nel 1963 e lo porto avanti fino al 1968, perché nel 68 c'è la cesura dei grandi movimenti del 68, e quindi questo progetto quaroniano che va verso la definizione progettuale della città continua, il continuo, si arresta. Tutto quello che viene dopo, secondo me, è un ripiego, un ripiegarsi su se stesso, è un ripiego del proprio corso, è accettare che la facoltà diventi sede di molteplicità di approcci, di pensieri, di impostazioni, eccetera. L'ultimo pezzo, è invece tutto attorno al rapporto tra Quaroni e Muratori. Da che cosa nasce questo? Nasce da un invito di Franco Pudini, il quale fece un convegno su Muratori, e mi chiese: devi fare un pezzo sul rapporto tra Muratori e Quaroni. Anzi, mi detti il titolo, mi disse: tra dialogo e silenzio. Io lo accettai e lo sviluppai. Quindi, come vedete, si può fare un libro di indagine su un personaggio, su un architetto. Anzi, si può fare l'indagine sull'architetto, un'indagine sul proprio tempo e su di sé, producendo generi, tra virgolette, letterari diversi, e includendo in questi generi letterari l'antologia dei propri scritti su quell'argomento. Nel momento in cui però comporrete il libro non è finito, non è l'accostamento di tre pezzi con una piccola introduzione, no. Il libro, per avere un senso, deve dare a ciascuna introduzione, a ciascun pezzo, un'introduzione che attualizzi quello che è scritto, e poi io ho scelto di aggiungere delle tavole con delle didascalie che sostanzialmente hanno un doppio, tante tavole, tante didascalie, i progetti di Quaroni, la storia dei progetti di Quaroni, ha un doppio, questa serie di tavole che unificano il tutto e che hanno anche addirittura una grafica diversa, come si può vedere. A volte possono essere didascalie lunghissime, a volte sono chiarificatrici di alcuni passaggi, critici. Sono la maniera molto moderna, cioè tenendo conto del lettore moderno, di poter far leggere tutto il libro anche soltanto attraverso le introduzioni ai grandi capitoli e lo scorrere di queste tavole. Voi direte: è un trucco? No, è un metodo. È un metodo perché per noi architetti scrivere un libro è una cosa impegnativa, prende anni, e vorremmo che molte persone lo leggessero, o almeno che capissero
qual è il nostro pensiero che abbiamo voluto esprimere. E allora perché non fare in modo che sia possibile scorrerlo in modi diversi? E poi magari dopo qualche anno uno che già ha visto soltanto e ha letto, magari ha goduto anche del leggere le didascalie delle tavole e raccontare i disegni che sono pubblicati, magari lo riprende e legge un capitolo. Mi è capitato proprio qualche giorno fa che Giorgio Ciucci mi abbia chiamato dicendo: guarda Lucio, mi scuso, tu mi hai dato questo libro tanti anni fa, ma io poi, sai, gli ho dato un'occhiata, mi sembrava interessante, poi l'ho dimenticato, l'ho ripreso, e mi ha detto, mi ha fatto una serie di osservazioni benevole ma anche critiche su un capitolo che aveva letto dopo anni. Questo è un metodo, per questo dicevo il mio discorso è diverso da quello di Francesco, non è l'illustrazione, ma è l'illustrazione di come un architetto, che non voglio fare la storia dell'architettura perché su Quaroni c'è stato Giattafuri e molti altri, ma può mettere insieme le sue idee su ciò che è riuscito a esprimerle e farlo diventare qualcosa di organico, che si presenta se non altro come autoritratto. Sono io che ho visto Quaroni così, e quindi leggendo questo cercate di tenere sempre presente che è Barbera che vede Quaroni così, e questo credo che sia esplicito. E qui poi ci sono i vari temi e i grandi progetti degli studenti, perché a quei tempi i corsi, e questa è una cosa bellissima che io non posso dimenticare, i corsi producevano dei capolavori di architettura. Naturalmente era un'architettura utopica, si parlava della città radicale, era l'epoca degli architetti radicali anglosassoni, ma alcuni di questi progetti, firmati da persone che oggi sono magari professori in pensione, sono stati e sono ancora importanti caposcuola. Questo per esempio è il progetto del quarto anno di Francesco Cellini e del suo gruppo. Il tema? L'auditorio. Ecco il travolgimento formalistico di quell'epoca. Si poteva attuare nel corso di Quaroni. Questi piccoli disegni, non so se posso ingrandirli. Questi piccoli disegni sono di Franco Purini. Sono di Franco Purini perché il corso di Quaroni era questo. Era la palestra del futuro. La palestra del futuro. E quindi io qui ho in questo libro, il pezzo centrale, narra, io ero suo assistente, quindi sono testimone, narra dello sviluppo e del senso, ma anche di questo senso di utopia che diventa sempre più sogno e sempre più disillusione. Ma io continuo a lavorare sul cuore, perché significa lavorare su me stesso. E allora, ricordandomi di essere uno studente di quella facoltà che insegnava storia dell'architettura al primo e al secondo anno come itinerario per comprendere l'architettura attraverso la ricostruzione per mezzo del disegno delle sue grandi opere. Quindi noi abbiamo al primo e al secondo anno, noi non facevamo altro che affrontare capostipiti dell'architettura, della storia dell'architettura, cercare di comprenderli attraverso i disegni, rimontarli e parlarne come ricostruttori ideali di opere che altrimenti ci vengono
ci vengono presentate dai critici, dai puri critici, essenzialmente per i loro caratteri stilistici e mai per il loro congegno architettonico, strutturale, evocativo. E allora io ho preso a un certo punto, non so perché, non mi chiedete perché, ho preso 4 progetti di Cuarón, accoppiati 2 a 2, il Teatro dell'Opera, che è degli ultimi anni di Cuarón, la Villa Tucimei, che è del 1939-40, il progetto della stazione Termini, progettato con Ridolfi e come ingegneri Ceradini e Carè, 2 grandissimi ingegneri, e la chiesa al Predestino, mai realizzata, ma che egli pubblicò su Metron con un suo articolo di suo pugno, in cui spiega perché ha voluto progettare questa chiesa, sapendo benissimo che non sarebbe mai stata realizzata. Perché era. Ed è parallela. Ora, le date di questi 4, abbiamo detto, tra questi 2 progetti c'è una vita intera. Nel 1939-40 Cuarón progetta questa domus, chiamiamola così, nell'Eur, e parte per la guerra. Torna dopo 6 anni, ha un percorso tutto diverso, il neorealismo, il suo particolare essere moderno, le barriere di San Giuliano, capolavori di ideazione, e soltanto alla fine torna alla cura dell'ordine ambientale. Però in questo arco c'è il rapporto di Cuarón e l'ordine dell'architettura classica, che egli naturalmente declina come suo uso, senza romperla come avrebbe fatto Zeri, senza negarla a colpi di accetta, ma portandola alla sua estrema, all'estremo senso eversivo. Io attraverso queste ricostruzioni ho pensato di dimostrarlo. Queste due invece sono parallele, nascono 46-47, l'altra 47, sì, 47. Perché? Perché è, guardate la sezione, questo precipitare del grande spazio in uno spazio minuscolo, è lo stesso che egli adopera in questo progetto e poi adopererà un anno dopo nella chiesa di Francavilla. È un gesto tipicamente espressionista. Cuarón si forma attraverso il neoclassicismo scandinavo e l'espressionismo tedesco. Egli viaggia in Germania, conosce tutti i capolavori dell'architettura moderna tedesca. Io ho avuto la fortuna di ripercorrere almeno parte dei suoi viaggi con lui, in macchina, anzi io con la mia famiglia in roulotte, lui in macchina con la sua, l'itinerario l'ha fatto lui, e passavamo naturalmente attraversando la Germania, non potevi fare a meno anche di fare un itinerario a più livelli. Un livello era quello delle grandi chiese, le Hallkirche a navata unica rococò, e l'altro era la grande architettura moderna dei suoi tempi, quindi Stoccarda, Bonaz, eccetera, eccetera, eccetera. E li ho voluti comparare perché molto spesso ci si chiede: ma quanto c'è di Ridolfi, quanto di Cuarón, quanto di Carè, di Ceradini dentro questo progetto? Io credo che di Cuarón ci sia molto, ci sia questo respiro espressionista, che mette in relazione stretta ma intrinseca, necessaria, lo spazio della navata centrale e quello della navata laterale, che minuscola rende più monumentale quella centrale. Se voi,
nella ricostruzione ho anche provato, ma se non mi vergogno a dirlo, se voi mettete insieme le due parti del progetto della stazione Termini, ecco, nasce qualcosa che è sullo stesso filone di ricerca della Chiesa del Prenestino e della Chiesa di Francavilla. Non per caso egli ha voluto pubblicare questo progetto non finito, e tra l'altro di cui poi lui procede con tante diverse varianti di prospetto, eccetera, eccetera. Questi quattro progetti ho cominciato, e sono molto avanti per costruirli, e ogni tanto la professoressa Anna Erede del Monaco me li strappa di mano e li pubblica non finiti. Per cui un po' di queste cose sono già state pubblicate, anche bene. Ecco, la cosa che io non ho qui con me, Quaroni aveva, ce l'ho ma dovrei andarla a cercare, e allora la professoressa del Monaco si inquieta, aveva, quando io andai la prima volta nel suo studio, la stazione Termini, faceva la stazione Termini, non era mai costruita da Montuori dell'Ozio, quindi era questa è la stazione Termini attuale. Egli aveva un piccolo quadretto in cui sotto c'era la sua prospettiva dell'interno della stazione Termini e sopra questa, per dimostrare, senza parole, che quest'idea bellissima, i due architetti che vinsero il concorso, loro non vinsero il concorso, era stata un'interpretazione di questo grande spazio. Naturalmente poi altri dicono che non è vero, no, è vero, è così, basta guardare le date. E qui ho messo in relazione questa è la dimensione attuale dell'atrio della stazione. Immaginate che cosa doveva essere un atrio alto il doppio e con un precipizio che arriva quasi alla stessa altezza. Quasi alla stessa altezza. Espressionismo, ma anche partecipazione forte degli strutturisti al progetto. E questa è la mia ricostruzione, alcune immagini. Questa per esempio mi piace molto perché c'è questo senso di neoclassico, la facciata di dietro poco vista, e naturalmente poi qui questa è sempre la ricostruzione messa in relazione con cose di Nervi che pochi anni dopo realizza a Parigi o eccetera. Ecco, io adesso senza parole vi faccio scorrere queste immagini tratte, sono poche, tratte da queste ricostruzioni. Sono ricostruzioni, se volete, ingenue, ma ti fanno entrare nel progetto fino al punto che tu potresti ridisegnarlo, lo hai compreso. Ecco l'insegnamento dei nostri professori. Qui naturalmente ho messo al posto della pensilina attuale, quella di Quaroni. E poi l'ho fatta verificare, ho chiamato il professor Masiani, straordinario professore di scienze di costruzione, e con la tesi di laurea di Cecilia Vaudrette abbiamo fatto verificare se le dimensioni, proprio gli spessori, le lunghezze, tutto quello che era stato disegnato era veramente un preliminare o era perfettamente adeguato alla costruzione, ed è risultato assolutamente perfetto. Per questo io dico, quel progetto è un progetto straordinario, perché due grandi architetti, Quaroni e Ridolfi, e due grandi ingegneri, Carè e Ceradini, lavorano così intensamente insieme che oggi è difficile comprendere cosa sia dell'uno e cosa sia dell'altro. Questi sono i disegni strutturali. Ho fatto anche un plastico. Qui ci sono tutti i calcoli. Bisognava solo passarlo a chi metteva i ferri, ma qui ci sono tutti gli elementi. E qui finalmente il confronto tra la forza, l'energia
già ne ha parlato meravigliosamente Francesco, di questa soluzione, e quella attuale, che è un nobilissimo esercizio di retorica architettonica, che io amo molto, veramente. Ecco, e qui c'è, forse si capisce qui, la dimensione, la diversa dimensione intellettuale. Poi mi sono dedicato alla Villa Tuccimei. La Villa Tuccimei è interessantissima perché cade in un anno, nel 1939-40, in cui Quaroni ha raggiunto il massimo possibile attraverso l'esercizio del neoclassicismo moderno, ha vinto la piazza imperiale, la stanno costruendo e lui sta quasi per partire per la guerra. Gli capitano alcuni piccoli progetti privati da dover costruire, realizzare attorno al lago. Questo è il lago non so se vedete la manina qui, qui c'è il lago dell'Eo, qui intorno doveva esserci questo quartiere di Vivide. Lui ne progetta due completamente diverse secondo il suo, la latitudine dei suoi interessi linguistici. Una che chiaramente deriva dalla riflessione sulle Corbusier, su certe cose di Le Corbusier, qua. E un'altra assolutamente neoclassica. Contemporaneamente disegna la sua prima opera neorealista e la realizza in Toscana. E questa è la sua opera, piccola opera neoclassica, la Domus, che io, ecco, questi sono i suoi disegni, che io ho analizzato attentamente, scoprendo delle cose interessanti. Per esempio, ecco, vediamolo qui. Su una facciata c'è una sola colonna. All'interno ce ne sono 10, 4, 4, 8, no, forse 12, e sull'altro fronte, ce ne sono 5. Sono tutte, ecco le versioni, tutte stilisticamente identiche, hanno la stessa base, la stessa altezza, lo stesso capitello, ma sono tutte, non voglio dire sgrammaticate, il diametro è lo stesso, l'altezza è diversa, e sono le tre più famose proporzioni classiche della colonna. Voi sapete che la colonna classica può avere diverse snellezze. La più alta è quella ellenistica, che a lui piaceva moltissimo e che riprenderà nel teatro. Naturalmente qui c'è tutto, c'è la Domus reinventata da Giopponti, c'è la Domus di Rudovsky, c'è Luigi Piccinato che disegna una Domus, come posso dire, coloniale, meravigliosa, che poi tra l'altro realizza una Domus. Naturalmente questo mi dà la possibilità poi di indagare anche sui precedenti. C'è Le Corbusier che disegna una Domus a Pompei, c'è il Palladio della Villa Minore, e c'è soprattutto questa villa di Carlo, architetto che io non conoscevo, architetto scandinavo che io non conoscevo, finlandese, e che egli mi fece conoscere, ma non attraverso questa villa, lo fece conoscere attraverso altre opere, finché studiando la villa Tuccimei, il progetto per la Villa Tuccimei, compresi che una delle sue fonti essenziali era questa. Quindi, in qualche modo, questo ricostruire, entrare dentro, cercare i riferimenti filologicamente plausibili, significa anche realmente arricchire la storia della cultura contemporanea di verità. Ecco, e questi poi sono alcuni dei disegni finali, eccetera, eccetera, eccetera.
E qui c'è una lunga nota, perché egli mi disse, qui non so se si vede bene, una volta che lui usciva qui, è tutto scritto, ma insomma, una volta si stava realizzando quella scala di acciaio vetro che ha progettato e poi costruito all'interno del Teatro di Marcello. Però andai a vedere con lui, ormai era grande, insomma, ero grande anche io, insomma, grande, vecchio, vecchiotto, adulto. E allora uscivo dal Teatro di Marcello e lui si fermò di fronte a questo edificio. Questo edificio è un edificio di cui io non sapevo praticamente nulla. In realtà lui sapeva tutto. Perché? Perché questo edificio, la parte superiore di questo edificio è stata la sua ispirazione per la Villa Tuccimelli. E lui lo conosceva perché l'architetto era un tedesco che faceva parte di quel gruppo di tedeschi di cui suo nonno e suo bisnonno facevano parte a Roma, e lui sapeva tutto. Io qui ho scritto tutto, è inutile che vi sto a dire. Per dire come indagare con la propria memoria e impegnarsi a ricostruire quasi fisicamente, oggi con questi strumenti si fa, è veramente un godimento, quasi come il disegno a mano libera, e poi magari disegnare a mano libera alcune parti e ombreggiare alcune cose. E praticamente questo è l'altro elemento. E qui c'è tutto questo suo discorso sull'ordine, e qui confronto l'ordine adoperato nella Domus Tuccimei e gli ordini adoperati nella Piazza Imperiale. Cosa mi manca? Ecco, mi manca forse la parte più complessa, il teatro dell'opera. Il teatro dell'opera è stato un lavoro, è finito, non so perché. Come mai? Perché dobbiamo concludere anche noi. Che è successo? Volevo far scorrere queste cose. Eccolo qua. Lo vedete così? Ecco. Allora, ricostruire il teatro dell'opera, si fanno delle scoperte straordinarie. La sezione, cioè l'elemento portante, io lo trovo bellissimo, ma la cosa più interessante, io credo, è che questa selva di colonne di proporzione ellenistica ha in se stessa tre proporzioni, tre distanziamenti diversi. Il fatto di avere, oltre alle colonne strutturali, una colonna falsa in mezzo, stabilisce sulla diagonale un diverso rapporto altezza-larghezza. Se si sommano tutti i rapporti altezza-larghezza che esistono in questo progetto, tutti e tre i famosi rapporti classici sono presenti. Che cosa c'è di bello e di romano? La monumentalità di questo progetto è tipicamente romana, perché non è data dalla dimensione, è alto esattamente quanto gli altri edifici. Questi li ho ricostruiti io, quindi misurandolo. Ma la vista di questa colonna è come la vista di questa colonna a Largo Sant'Eustachio. La monumentalità romana presente, antica, presente a Roma, la Roma rinascimentale, è una monumentalità di proporzioni, non di dimensioni. È quella che Quaroni cerca con questo progetto. Quindi non un progetto con una scala dell'ordine adeguata alla scala dell'intorno, al contrario, la rottura proporzionale con la stessa dimensione. Corro.
Un'ultima notazione, i fianchi. La cosa più incredibile sono i fianchi di questo progetto. I fianchi di questo progetto, siamo nel periodo in cui Aimonino è assessore alla cultura a Roma, quindi credo che siamo a metà degli anni 80. Non sono classici, sono settecenteschi e sono presi, direi, non dico di peso, ma fortemente ispirati dal palazzo della zarina Caterina, del famoso architetto italiano Rastrelli. Io ho altre immagini che non ho portato, in cui ho dato, e perché immagino che Quarone avrebbe scelto quel colore, lo stesso azzurro che copre le pareti lisce, le parti lisce delle pareti del palazzo di Caterina. Ecco, questo è Quarone. Questo è Quarone. E allora, siccome il libro scritto da Tafuri con Quarone, perché io ricordo perfettamente quando Manfredo, io lavoravo da Quarone, avvertivo Tafuri quando Quarone tornava da Firenze, si vedevano e davanti a me chiacchieravano. Ed è anche il libro di Tafuri, è interessante perché viene da una lunghissima intervista in tante fasi, in tante tappe, credo che si saranno visti almeno 10 volte. E lui dice, quando parla del suo stilismo neoclassico, che l'ho portato alla Piazza Imperiale, con Tafuri, che egli vuole conquistare, e attraverso Tafuri conquistare tutti noi giovani modernisti. E lui si batte il petto come fosse un peccatore. Quando io però, e l'ho anche scritto nei 5 pezzi facili, quando gli chiesi, ma tu perché anche tu hai fatto l'architettura fascista? E lui rispose, perché tutti facevano colonne, ma erano tutte colonne sgraziate, fatte da ignoranti, proporzioni sballate, sequenze ignobili. E allora io continuo a dire, ma perché tu l'hai fatto? Perché io sono bravo in tutti gli stili. Quindi una diversa, ecco, le interviste fatte a Tafuri erano una cosa, le interviste fatte a me erano un'altra. Io sono bravo in tutti gli stili e posso, proprio perché sono bravo, implicarli in se stesso. Un'architettura moderna, perché strutturalmente anche lancinante, basata sull'esasperazione dell'ordine ellenistico e il rococò settecentesco dei grandi architetti italiani alla corte della zarina Caterina. Ecco, io posso farlo perché sono bravo in tutti gli stili. Ecco, essere bravi in tutti gli stili è l'insegnamento che questa scuola dava, che oggi non dà più e che mi dispiace molto che non dia più. E io su questa immagine vorrei fermarmi dicendo che la prossima ricostruzione sarà quella della chiesa del Prenestino, e poi tutti e quattro verranno pubblicati in un libro che forse sarà anche più grande di questo. Grazie mille. Grazie professore. Allora, si è fatto anche un po' tardi perché giustamente abbiamo cominciato questa maratona alle 3:15, mi pare. Sono le 6:15. Alle 3 abbiamo cominciato. Benissimo, quindi diciamo siamo oltre le 3 ore, quindi le persone ci hanno seguito però con grande interesse, perché tutte e due le comunicazioni, seppur di taglio diverso, sono state bellissime. Poi il professor Barbera ha cercato anche di tracciare qualche ponte con le dichiarazioni di Cellini, e volevo finire aggiungendo due parole. Intanto sentire, perché qui c'è Nino che poi se no mi ritroverà. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, perché giustamente ogni tanto Nino dice Orazio devi stare, io ci sono.
Io ascolto quello che tu mi dici. Allora c'è qualcuno che deve alzare qualche mano per dire qualcosa? O se no, io volevo dire una cosa in conclusione. Allora, scusa, devi venire qui. E perché sennò le persone non ti sentono. Arriva Nino Saggio che deve dire una cosa rapidissima. No, certo. Di qua. Tanto scusami Nino, giro la telecamera così ti posso anche vedere. Come ci sono molti giovani, sì. Io volevo sottolineare la passione di Lucio Barbera e questo esercizio, che secondo me è un esercizio fondamentale del ridisegno, anche se il ridisegno è fatto al computer, però diciamo non cambia la relazione cervello-strumento, ne abbiamo veramente tanti strumenti. E quindi questo è una cosa... Poi tra l'altro lui è molto aggiornato perché attraverso il rene... Attraverso il rene lui arriva dei nuovi strumenti, dei nuovi software, ed è un'altra cosa. Comunque no, veramente complimenti, perché questa tra l'altro è una lezione proprio, direi, morale, non so come dire, no? Questo lo volevo sottolineare. Devo dire, anch'io ho avuto la fortuna di leggere il libretto soltanto perché era piccolo, no? Era leggero, i 5 pezzi, e uscì probabilmente era un libro fuori dalla norma, no? Perché eravamo abituati a pezzi più accademici. E nulla, devo dire che ho avuto anche la fortuna io di avere lunghissime discussioni con Barbera, lunghissime, e quindi diciamo questa maieutica che lui aveva con Quaroni un po' come me l'ha trasmessa. Grazie Nino per questa notazione, perché anch'io sono molto colpito dal disegno automatico che il professor Barbera fa, perché naturalmente è chiaro che poi, siccome la mano è guidata dalla testa, quello che la testa suggerisce al disegno e viceversa, fatto con questa esperienza, significa che insomma, anche se la lama è sottile per poter specificare tutto quello che articola, ma dietro c'è uno spessore che la rende particolarmente chirurgica. Allora, due cose voglio dire molto precise. La prima è che il professor Barbera, e lo dico naturalmente non solo perché è qui, ma per dare una comunicazione a tutti i dottorandi, è l'ideatore di una collana che noi stiamo diciamo pubblicando con Lettera 22, e che in qualche modo sulla quale abbiamo raccolto già una cosa come 25-28 titoli, che riguarderà la generazione dei maestri, chiamiamoli così, dei professori di composizione, perché alcuni non vogliono essere chiamati maestri, ma poi che cosa c'è di male a essere chiamato maestro se queste persone hanno fatto anche un po' di scuola? Non tutti sono Le Corbusier, ma questo che vuol dire? Sono persone che hanno esercitato l'architettura nel pieno della loro coscienza etica ed estetica, conferendo grande qualità e soprattutto garantendo all'insegnamento della scuola romana di traghettare anche in queste alternanze temporali in cui certe volte il vento è favorevole, certe volte c'è una grande bonaccia, e quindi Conrad ci ricorda, certe volte ci sono delle tempeste, certe volte anche c'è, diciamo, mortificazione, certe volte c'è una glorificazione o un disfacimento, ma intanto la scuola è stata accompagnata. Allora, il primo ciclo di queste pubblicazioni ha già visto nascere quattro libri: uno sul professor Dall'Olio, uno sul professor Panella, uno sul professor Zagari e uno sul professor Giancarlo Rosso. I testimoni e i testimoniati sono intrecciati naturalmente da un fatale destino, perché
si tratta di ritratti in cui c'è anche un pezzo di autoritratto e viceversa, questo gioco di cui parlava Barbera oggi, riferendosi anche alla descrizione di Cellini, il suo maestro Ridolfi. Ma la cosa bella, molto bella, che io trovo magnifica, è che il professor Barbera, dall'alto della sua cultura, ovviamente architettonica, e della sua, come si dice, precisa, chirurgica memoria, è riuscito anche a regalarci delle interviste memorabili che stanno all'interno di questi libri. Io parlo per me perché non oso parlare per gli altri, diciamo, il libro firmato da me sul professore Panella porta, diciamo, quasi nella metà del libro, dell'intero volume, un'intervista che il professor Barbera ha fatto. Guardate, Barbera e Panella non è che erano proprio fratelli accademicamente, ma la cosa bellissima è che il modo in cui, diciamo, il professor Barbera si avvicina a queste figure, naturalmente alcune vengono anche, addirittura Panella veniva da una formazione prima napoletana, poi veneziana, poi subito dopo romana, ma si avvicina proprio con l'intento di tessere una trama tra questo grande arcipelago che di fatto è la scuola romana, seguendo l'insegnamento, secondo me, del suo maestro Barone, cioè non ridurre ad unità forzatamente ciò che deve restare separato, ma non costringere ciò che deve restare separato ad un isolamento dal quale si perde una visione sintetica delle tematiche. Questo è un lavoro che può fare solo una persona in grado come lui, per aver anche avuto i ruoli che ha avuto, quindi di natura istituzionale, di natura culturale e politica, ma anche, come potete vedere, con l'umiltà di chi, diciamo, si avvicina con grande profitto al disegno automatico per cercare di restituire, e con entusiasmo, perché si vede che in questi disegni c'è anche l'entusiasmo della scoperta, quello che lui, diciamo, ha già, perché sta trovando quello che cerca, perché ha cercato quello che ha trovato. E quindi questo è molto bello. Io devo dire che ne sono grato. Abbiamo in una fase anche importante della mia vita trattenuto un rapporto, direi, interessante e molto vantaggioso anche per me, perché mi piace ragionare con queste teste, mi piace anche sentirmi, diciamo, pungolare dalla fierezza intellettuale di queste carature. Quindi io lo ringrazio a nome della scuola, della facoltà, perché, e lo faccio davvero come preside pro tempore, ma lo faccio convintamente, e credo che ci abbia regalato una grande idea, una buona opportunità, e soprattutto ci ha immesso all'interno di una traiettoria che ha un orientamento preciso, cioè trasferire alle generazioni questa grande deposito di conoscenza, di perizia, di abilità, di competenza, di scienza che la Facoltà di Roma ha prodotto nel tempo fino ad arrivare alla generazione di coloro che sono nati negli anni 40, che, diciamo, ci apprestiamo a diciamo, guardare come persone che stanno ancora lì a testimoniarci di quello che avviene. Ha ragione lui, chiediamo ai nostri contemporanei, quando sappiamo che sono contemporanei bravi, una testimonianza, perché diventa importante ora, adesso, mentre possiamo parlare con loro. Grazie, professor Barbera. Ringrazio per l'accoglienza che mi fa, ma soprattutto io devo dire che
E sono io che ringrazio moltissimo il Dipartimento e in particolare il professor Carpenzano, che appena io gli dissi: guarda, io ho un sacco di materiale originale, perché avevo già, io mi ero accorto che alcuni maestri erano già un po' anziani, ho cominciato a fare delle interviste, cioè gli autoritratti, a raccogliere gli autoritratti nel 1999, e quindi ci sono persone, e c'è questo progetto, il materiale c'è, glielo descrissi, lui mi dette naturalmente qualche sua idea importante e l'accolse come collana del Dipartimento, che è l'unico modo di rendere giustizia anche alla nostra scuola. Quindi io lo ringrazio moltissimo, perché senza questa sua disponibilità, senza aver compreso quella che io penso sia l'importanza di questa iniziativa, questa iniziativa sarebbe rimasta soltanto tanti file audio buttati lì. Grazie ancora. Grazie.